Diciamo, ad oggi è legato a un'audizione, perché quella che svolgiamo oggi è un'audizione. E è un'audizione che svolgiamo su richiesta del consigliere Righini, a cui darei immediatamente la parola. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore Ricci, anche per la tempestività con cui si è aderita a questa richiesta di incontro con le associazioni venatorie. La finalità è una sola, assessore, quella di evitare gli imbarazzi e le difficoltà che si sono incontrati negli anni precedenti. Mi spiego meglio. Molte regioni, e cito le due che per vicinanza geografica e per analogia e omogeneità sono l'Umbria e la Toscana, hanno già adempiuto all'approvazione del proprio calendario venatorio. Quindi questa, essendo scaduto il termine del 30 giugno, volevamo incontrarci, anche perché penso che confrontandosi sia il miglior viatico per superare eventuali considerazioni. Mi è stato già eccepito, dicevo, non sono state invitate le altre associazioni. Io non avrei avuto nulla in contrario alla partecipazione anche di associazioni ambientaliste, però insomma oggi era l'occasione per sentire soprattutto le considerazioni associazioni venatorie e per evitare quello che accade quasi ogni anno, e cioè che rispetto al calendario venatorio molto spesso ci siano deroghe che non vengono richieste alle associazioni venatorie, che se ne guardano bene, perché quello che viene richiesto è esclusivamente il puntuale rispetto del calendario concordato ed approvato, ed evitare poi che ci siano riduzioni, come è accaduto ad esempio l'anno scorso, dove sono stati ridotti di 10 giorni l'apertura della caccia al corvidi e colombacci, che poi dovevano essere restituiti nel mese di febbraio, cosa che non è accaduta, piuttosto che il tordo, che doveva essere consentito fino al 31 gennaio, e poi sulla scorta di una relazione dove sembra che però il Lazio non fosse citato, è stato ridotto. Però insomma, al fine di evitare incomprensioni, mettere in piedi un iter che coinvolga tutti affinché il calendario venatorio diventi una certezza e venga rispettato così per come viene concordato, evitando disparità di trattamento rispetto ad altre regioni e soprattutto consentendo l'esercizio dell'attività venatoria, che è consentita per legge, almeno finché la 157 sarà legge di del nostro Stato. Poi le considerazioni dovranno essere di altra natura, lo si farà in un'altra sede che non può essere quella del Consiglio regionale, quella del Parlamento italiano, che prevederà l'abolizione della 157. Fino a quel giorno l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per legge, le regioni devono approvare in calendario, le province riscuotono buona parte dell'incasso, il governo per più di tutti, le province incassano la quota della tassa che viene corrisposta puntualmente a tutti, anche molto salata. Quindi penso che rispettare le regole che sono fissate dal nostro ordinamento sia un interesse di tutti, e quindi spero che questa possa essere la sede per iniziare questo percorso che almeno quest'anno ci porti ad un calendario condiviso, senza deroghe e nel rispetto della normativa. Grazie. Grazie consigliere Righini. E adesso darei la parola ai rappresentanti delle associazioni se vogliono intervenire. No, non so stare. Io apprezzo quello che dice il consigliere Righini e aggiungo che nella legge regionale c'è che il comitato tecnico si deve riunire 4 volte l'anno. In 2 anni si è riunito 2 volte. L'assessore più volte ha detto sarà una cosa futura, visto le regioni limitrofi a noi, visto le colleghe qua, visto le colleghe là. Infatti l'assessore non era neanche presente, neanche presente. Questo dispiace per la categoria del mondo che rappresentiamo, perché siamo stati sempre puntuali e abbiamo sempre condiviso insieme alla regione. Per questo l'altra volta, un po' diciamo così, rammaricato, non vedendo le associazioni ambientaliste con le quali abbiamo sempre collaborato, e nella stesura del calendario abbiamo sempre ceduto qualche cosa, non
avendo visto la presenza dell'assessore e delle associazioni ambientaliste, avevo detto che per noi, come Federcaccia, l'assessore si poteva pure dimettere. Non è una mia parola così forte, però il mondo nostro ne ha bisogno di ruralità, di un progetto serio nel territorio insieme al mondo agricolo, che non dobbiamo dimenticare, che noi cerchiamo. Ecco perché oggi qui c'è una parte, tutte le associazioni venatorie, e una parte anche del mondo agricolo, che rappresenta il mondo agricolo. Abbiamo fatto delle richieste, abbiamo vinto ricorso al TAR, che ha fatto giurisprudenza in tutta Italia, invece da quel ricorso, caro assessore, c'è stato subito tolto i 5 giorni che andavano per la migratoria dal 1 ottobre al 30 di novembre. Perciò già siamo partiti subito da lì con una riduzione, in quanto non penso che meritevamo e meritiamo sempre queste penalizzazioni da parte della Regione. Per questo, convinti che oggi non se ne uscirà, abbiamo indetto una manifestazione per il 14 di luglio. Mi riferisco dal 1 ottobre al 30 novembre, ci sono 5 giorni, che poi l'amico Giancarlo Sidera ha ragione lui, non ha ragione l'ufficio della Regione, che dice che sono 3 più 2, poi tecnicamente magari Giancarlo glielo spiegherà, però noi in quel calendario abbiamo preso 5 giorni, che vanno dal 1 ottobre al 30 novembre per le migratorie, proprio per dar modo a quel popolo di anziani, così così. E invece in quel calendario, che aveva subito la vittoria schiacciante al TAR, c'è stato subito tolto. No, pure non solo della Regione, no, pure la Federcaccia, perché la Federcaccia. La Federcaccia comunque. Vabbè, io non dico. Io non ho detto che la Regione, non voglio fare polemica, però pure le associazioni venatorie se sono fatte parte e hanno riportato a casa il risultato, insieme forse. Vede quando si fa gioco di squadra, si porta a casa il risultato. Questo è il calendario. Adesso, assessore, politicamente, no? Io l'ho detto più volte, l'ho scritto più volte, non ho capito che cosa cambia tra l'assessore Sonia Ricci del PD e l'assessore dell'Umbria del PD o della Toscana o delle Marche, il quale hanno fatto dei calendari, hanno messo lì molto all'avanguardia di noi. Qui noi abbiamo 2 rappresentanti che stanno a Bruxelles, che adesso gli spiegheranno, ma penso che lei li conosce, così come li conoscono gli uffici nostri, quali sono le tecniche di questo calendario. Lì addirittura stanno all'avanguardia, mettono addirittura pure il tordo. L'altra volta Amedeo, vista l'amicizia, lo chiama Amedeo, dice: ma il presidente Zingaretti non vuole dare deroghe. Noi non vogliamo mica deroghe, basta metterla nella legge la preapertura e il posticipo. L'anno scorso abbiamo defraudato i cacciatori, non l'abbiamo mandati a caccia 10 giorni, il ruolo dell'associazione è quello da mandarli a caccia. Questa gente ha pagato, nessuno gli ha riversato soldi, era stato fatto. Il calendario su quel punto di Bruxelles, no, noi abbiamo fatto ricorso, lì non era menzionato il Lazio, su quelle regioni che dovevano ritirare indietro al 20, no? Non era menzionato Ottaviani. Comunque, va bene, io dico quello che è comunque, no? E subito abbiamo accolto l'istanza del ministro, le altre regioni non l'hanno accolto, tant'è vero che c'è un ricorso in atto, e sono state commissariate. Ma adesso vedremo come andrà a finire questa cosa, però se ne sono infischiate il commissariamento, tant'è vero che hanno riproposto lo stesso calendario. Questo è, poi se c'è entreremo nel merito, se no lascio spazio agli altri. Grazie. Un saluto a tutti i presenti, soprattutto all'assessore, che ho l'onore di vedere per la seconda volta. Dopo 2 anni ho questo onore, le rivolgo un rispettoso saluto. Come un rispettoso saluto lo rivolgo a tutti i funzionari della Regione. Io, Albisini Aldo, presidente regionale del Lazio della Libera Caccia. Io mi unisco senz'altro alle parole del collega Pompetti, perché abbiamo fatto una riunione insieme e tutti abbiamo addivenuto a quello che ha detto Pompetti. Io, oltre a questo, vorrei sapere una cosa da voi.
se i calendari venatori delle regioni limitrofe sono legali o no. Io vorrei sapere da voi se sono legali. Se sono legali, perché il nostro non si può adeguare a quei calendari? Noi abbiamo scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, educatamente, con tutti i crismi delle buone maniere, se ci poteva adeguare a Lazio a tutti i calendari venatori delle province limitrofe, perché se sono legali non vedo perché noi dobbiamo essere penalizzati. Vorrei sapere da voi qual è il motivo. Ecco, voglio sapere da voi qual è il motivo perché tutti gli anni c'è questa canzone, questo ritornello. Grazie. Sì, io sono un Buzzi romano. Sì. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente di questa Commissione che ha voluto così riunirci, no, riunirci per vederci, perché qui, contrariamente a ciò che sembra, la cosa è abbastanza grave. Presidente, mi consenta, Assessore, che la saluto con la cordialità di sempre. Qui non ci si rende conto che martedì qui potrebbe scoppiare, cioè non qui, ma via Cristoforo Colombo potrebbe scoppiare ciò che è successo soltanto nel 1987. Perché qui classificare, no, qui siamo arrivati, che i cacciatori, no, comunicano lo stato di agitazione alla regione. Io non ho riscontro, in 50 anni che io vado a caccia, una cosa di queste a me non è mai capitata. Sono 50 anni che vado a caccia, ho rinnovato adesso per la decima volta la mia licenza, però una cosa di queste non mi era mai capitata. Ci sono state dei ritardi, no? Ricordo con Badaloni che il decreto di cosa fu pubblicato di apertura, fu pubblicato addirittura a caccia aperta, ma questa è una cosa che successe una volta. Ora è inutile. Sì, però si sapeva già tutto. Si sapeva già tutto. Allora lei faccia una cosa, a lei già si impegna adesso a dire che qui 2 settembre, 6 settembre, 13 settembre, 27, dal 3 fino al 13 settembre si va a caccia, no? E così noi le prendiamo per buona, perché con l'amministrazione Storace così si fece. Non sono qui per difendere nessuno né condannare alcuno, io dico soltanto una cosa. Questa qui la legge, scusate, questa è la guida della Regione Lazio, questo io non è che l'ho stampato io stanotte. Qui c'è, cita la legge 157-92, no? Che parla che il calendario venatorio deve essere all'articolo 18, credo che parla di calendario venatorio, e l'articolo 34 della legge regionale che lo ribatte ancora, che entro il 15 di giugno il calendario venatorio deve essere pubblicato. Ma scusate, ma non si può venire al comitato tecnico, l'ultimo comitato tecnico che abbiamo fatto, dove ci viene sbattuta una bozza di calendario così, con chiusura il 19 gennaio, esente da ogni valutazione tecnica, scientifica, no? e viene posto lì come momento quello lì, di che cosa, scusi? Calendario venatorio è una cosa seria, è previsto dalla legge anche che il 15 giugno deve essere comunque pubblicato. Ma scusate, ma la Regione Lazio ha degli introiti, io voglio sapere una cosa, io vorrei chiedere a voi, è vero che il giudice a tempi del Badaloni per quel coso lì lo denunciai, per essere più chiaro, quando mi sono trovato davanti al giudice, il giudice ebbe la faccia tosta di dire che era un problema di forma e non di sostanza, perché in verità poi a caccia ci eravamo andati ugualmente. Ma questo non significa che nessuno ha autorizzato, perché se le leggi le avete fatte voi,
No, la legge nazionale no, a quella regionale, comunque l'hanno fatta una giunta di uguale, identica a questa che c'è adesso, perché Badaloni era uguale nel 1995. E allora, se dice che entro il 15 giugno è da, pubblicare il calendario venatorio, quali sono i motivi perché il 15 giugno non viene pubblicato il calendario venatorio? Non mi direte no, che abbiamo chiesto la luna per fare il calendario venatorio. Addirittura abbiamo chiesto di copiare il calendario venatorio dall'Umbria, si fa con 3 minuti. Non è che ci vuole, non è che ci vuole una scienza per tirar fuori un calendario venatorio. Se noi prendiamo, volete prendere, non avete studi. La Federcaccia qui ha fatto degli studi, no, per il calendario venatorio, ma nessuno, no, ma nessuno li ha presi in considerazione. La sentenza del TAR che c'è stata nel 2013, che ha detto? Ha detto che il calendario venatorio al 31 gennaio è legittimo. Ma come si è credibili, caro assessore, no? Quando che nel Lazio si vuole chiudere la caccia al tordo il 19 gennaio in Umbria chiude il 31? Ma mi dici una cosa, ma sai che cos'è che separa l'Umbria dal Lazio? Se andiamo verso Orte, da quelle parti, scusi dottoressa. No, no, non è una scelta, scusi, ma qui c'è sta anche questo, Scusi Presidente, sull'ordine dei lavori, però potrebbe pregare di rispettare un po' i toni e di riportare i toni anche, cioè, insomma, quindi che io vado, sì, a caccia, assolutamente va civili a caccia? No, non ci vado, allora, non è la mia abitudine, e allora, che vuol dire questo, scusi? E se adesso, no, e se adesso no, quando cresce poi trova la macchina rotta, lei che dice, allora, ma per favore, per favore, lasciate innanzitutto libera la gente di dialogare, concluda l'intervento, però per favore, non possiamo fare un dibattito tra di noi, concluda l'intervento. Scusi, ma io voglio dire, no, io voglio dire queste cose qui, che non sono polemiche questo qui, noi rivendichiamo ciò che è giusto, noi non stiamo rivendicando un qualche cosa, sto dicendo prima che non chiediamo la luna, stiamo chiedendo di poter andare a caccia nella tranquillità che ci deve essere consentita, perché non è che siete voi, sono le leggi, è questo qui, la legge regionale che sta qui che ce lo dice, questa qui, non è che sono io che me lo invento, se me lo inventassi io mi si potrebbe pure dire, caro Buzzi, tu ti stai inventando tutto, quindi a un certo punto noi facciamo come ci va, ma la verità è questa, che non si possono fare le leggi e poi le leggi vanno rispettate. Perché il cacciatore, ad esempio, deve rispettare la legge se la regione la viola? Scusi, ma tutti con me ce l'avete, scusate. Ogni volta che parlo io, anche al comitato tecnico, ogni volta che parlo, no, ci deve essere sempre queste interruzioni. Se pensate di bloccarmi su questo, tanto stavolta me lo sono segnato, non ci riuscite, perché io quello che devo dire, io sono il presidente regionale di un'associazione venatoria, per favore, riconosciuta, ho tutti i diritti di parlare, poi criticate pure quando io ho smesso, ma questo è un altro di discorso, però, insomma, noi vogliamo, abbiamo detto, no? L'abbiamo detto. Ci sono tante cose da valutare che qui non ci si vede mai per discutere nel comitato tecnico politico venatorio. Dovremmo sapere tante domande, ma qui adesso come stanno le cose, poi è meglio che tanto che finiamo qua, vai, diamo la cosa agli altri, perché... Vabbè, dottoressa, ma insomma poi quella dice che vabbè, che i toni, che toni qua, è stato interrompe, qua io non ho interrotto nessuno, perché io rispetto la libertà di tutti. Si può fare. Io rispetto la libertà di tutti e quindi ogni volta che parlo io, molto probabilmente sei allora, che voglio però, il pieno. Allora, consigliera Venali. No, voleva intervenire. Allora, prego. Siccome si è il rischio di strumentalizzazione in queste vicende, vi prego di rivolgervi ai consiglieri regionali col garbo. Poi se eccepiscono i toni, non danno fastidio ai toni, Buzzi, danno fastidio agli argomenti, quindi tu continui a esporli liberamente, però non, se posso completare.
non cascate nella provocazione, perché quello che deve essere sempre rappresentata del mondo venatorio è un mondo dei prepotenti e di gente senza argomenti. Allora, siccome gli argomenti che hai posto sono, e so che il tuo tono di voce è questo, danno fastidio agli argomenti non idoni, continuano a fare con serenità, perché comunque chi si indispone rispetto ad altre cose. Aveva chiesto la parola? No. Sì, sì. Perfetto. Tanto non si può continuare. Allora. E poi il signore. No, no, non hanno il diritto di bloccare nessuno, hanno il diritto di essere rispettati. Solo questo. No, non è il padrone dell'universo, però ha diritto ad essere rispettato. Quindi. Allora, la consigliera Blasi del Movimento 5 Stelle, la consigliera De Nicolo. Però rispetto chi rispetta gli altri, non è che poi a un certo punto a me non mi si rispetta e poi si può prendere. Però nessuno ha mancato di rispetto, ha fatto il suo intervento come è giusto. Per il resto la consigliera Venali del Partito Democratico, il consigliere Sabatini del Nuovo Centrodestra e il consigliere Righini di Fratelli d'Italia. Prego, il consigliere, non l'avevo visto, il consigliere Valentini del PD. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutta la Commissione che finalmente stamattina abbiamo modo di dire la nostra rispetto a quelle che sono le problematiche che ogni anno come cacciatori subiamo. Senza rimarcare quello che hanno detto i colleghi in precedenza, il discorso del calendario venatorio, soprattutto per le migratorie, calzetta Federcaccia Roma, calzetta Federcaccia Roma. C'è l'aspetto tecnico, soprattutto per quanto riguarda le migratorie. Allora, qui abbiamo pure la possibilità, con due amici che sono presenti tecnici su questo aspetto, e che gli uffici comunque hanno avuto, ma già da diversi anni, relazioni tecniche, studi e quant'altro rispetto ai tempi che ogni anno ci vediamo nel Lazio togliere sul tordo e la beccaccia. Allora, Assessore, sono stati ampiamente dimostrati con studi tecnici che questo non è vero rispetto a quello che gli uffici, anche perché il TAR, come dicevano i colleghi prima, ha accolto il ricorso della Regione Lazio, il ricorso anche supportato dall'Associazione Venatori, sui tempi di caccia, ripeto, sul tordo e la beccaccia. Con studi allegati, gli uffici ce l'hanno da qualche anno. Allora, di là della strada a confine con l'Umbria e con la Toscana, parliamo di emigratorio ed emigratoria, e questa è un'emigratoria, è una specie che passa, passa, quindi non ho capito perché, e qui si parla di regioni centrali, quando si trovano dalla metà della strada del Lazio, i tempi cambiano rispetto a quelli dell'Umbria, Toscana e delle Marche, quindi dell'Italia centrale. Quindi lo studio viene fatto, ripeto, per localizzazioni. Quindi adesso la Regione Lazio, come diceva il collega Buzzi, ci deve spiegare perché rispetto ai studi ampiamente presentati, che dicono cose al contrario rispetto a quello che è, e spero che non sia così, la linea della Regione Lazio, dove vuole riconfermare il discorso del Ministero. Questo mi sembra di aver capito sui tempi di caccia delle migratorie. E quindi su questo noi non l'accettiamo, non siamo concordi, perché, ripeto, gli studi dicono altre cose. Poi sulle deroghe, nessuno vuole le deroghe, quindi come le altre regioni vogliamo che le preaperture vengono inserite subito nel calendario venatorio come il posticipo dei 9-10 giorni di febbraio. Quindi nessuno vuole deroghe, è previsto nel calendario venatorio, lo prevediamo nel calendario venatorio e quindi nessuno applica le deroghe. Quindi su questo io spero e mi auguro che con il supporto, ripeto, dei dati tecnici sia da parte della Commissione, che ripeto ringrazio nuovamente per aver citato modo di dire la nostra,
di rivedere quanto è stato detto nell'ultimo comitato tecnico rispetto alla volontà della Regione. Quindi ci auguriamo tutti, ripeto, che questo venga rivisto. Grazie. Vieni Marco. Allora, due addirittura. Claudio Terribili, presidente dell'Arcicaccia del Lazio. Ma vabbè, non entro nel merito delle illustrazioni tecniche fatte dai miei colleghi che mi hanno preceduto, perché condividiamo in pieno quelle che sono le nostre ragioni a riguardo, per quanto riguarda appunto rispetto delle norme che sono previste dalle leggi poi condivise, eccetera. No, io vorrei fare solo un richiamo all'istituzione, forse anche a noi, e cioè che purtroppo si arriva poi a questi momenti, che sono momenti che arriveranno ad essere anche momenti conflittuali se il 14, perché io metto ancora come dire, un punto interrogativo, non ci siano delle risposte adeguate in merito a queste richieste, eccetera, c'è una carenza proprio di rapporto tra il momento istituzionale e l'aspetto associativo. Dico questo perché credo che le istituzioni, così come operano su poi mandato anche nostro, cioè dei cittadini, ma anche nostro, anche noi cacciatori, che sa, qualcuno ci dipinge come cacciatori, come cittadini di serie B, ma credo che non lo siamo, anzi non entro neanche nella polemica da dire che forse noi abbiamo qualche cosa in più degli altri, in quanto per avere un porto d'armi siamo delle persone molto qualificate dal punto di vista del rapporto della società, altrimenti non possiamo neanche esercitare la nostra passione. Ma dico questa cosa perché oggi, in un momento, e su questo c'è consapevolezza da parte di tutto il mondo venatorio, in un momento dove in effetti verso l'opinione pubblica la caccia sta diventando una cosa anacronistica per certi aspetti, no? Perché dico, qui stiamo parlando di occupazioni, posti di lavoro, di immigrazione che non sappiamo più dove mettere, domani mattina non sappiamo più veramente che cosa fare, la Grecia oggi ci insegna che si sta stravolgendo il mondo, e poi ci stanno quattro scemi che siamo noi, che vengono a rivendicare qualche cosa che a livello sociale, insomma, no. E su questo siamo consapevoli. E forse arriviamo a questo proprio perché c'è stata quella mancanza che dicevo prima, di rapporto tra il mondo istituzionale e il cittadino, in questo caso cittadino cacciatore. Perché ci stanno delle leggi che partono da livello europeo a piramide, con la legge 394, 157, le regioni che hanno applicato poi le loro, eccetera, che vanno poi interpretate e gestite. Da questo punto di vista non c'è stata mai una partecipazione, non dico solo con questa giunta, forse con questa giunta un pochino di più, ma con tutte quelle giunte che si sono alternate, eccetera, non c'è stata mai un confronto, come dire, costruttivo su questa cosa, ma non tanto su quello che ci aspetta dal numero dei giorni o il numero degli animali da abbattere, ma quanto su che cosa vogliamo fare con la gestione del territorio. Qui ancora noi vogliamo parlare non più di quanti tordi abbattere e quando abbatterli, vogliamo parlare di come insieme alla regione, insieme alle istituzioni preposte, insieme adesso che saranno le aree metropolitane, eccetera, di come andiamo a gestire il territorio. Perché gestire il territorio poi significa coinvolgere anche le altre categorie sociali, che non possono esimersi a quel punto di tirarsi fuori da questi progetti, da questi programmi. Qualcuno lo citava prima, gli agricoltori che sono presenti, e perché no anche il mondo ambientalista con le loro come dire, con la loro professionalità da questo punto di vista, possono dire la loro nella gestione del territorio. Ecco, noi vogliamo questo. Io rimprovero fortemente alla regione,
all'assessore, perché non ha avuto modo solo oggi di conoscere, molto piacere, molto piacere. No, vabbè, non colpevolizzo nessuno, perché poi ognuno fa le sue scelte, assessore, nel senso che se è più opportuno partecipare da altre parti che non quello al mondo venatorio, vabbè, è un fatto molto soggettivo, eccetera, per cui non colpevolizzo. No, dico solo questo, che probabilmente una sensibilità maggiore e forse anche un impegno abbastanza ancora più professionale da parte dell'apparato tecnico, che sia veramente di supporto a quello che è poi l'applicazione delle norme. E mi riferisco a una cosa importante che la Commissione Agricoltura aveva iniziato a fare, poi credo che si sia fermata nei meandri non so quali, quello dell'osservatorio regionale, perché se noi oggi abbiamo questi grossi problemi, è perché non sappiamo rispondere realmente con quelli che sono i censimenti fatti in questa regione. Noi non sappiamo che cosa abbattiamo, non sappiamo quello che ci toccherà abbattere, perché guardate che la sensibilità anche del mondo venatorio è tale da pensare che se una specie è a rischio estinzione, i primi a proteggere quella specie saremo proprio noi, perché sarebbe un privarci di un futuro al quale invece crediamo fortemente. Per cui ecco, io ripeto questa cosa, è un richiamo anche accorato, se volete, eccetera, per far sì che la Regione ci possa prendere per mano, perché poi in effetti se noi abbiamo anche delle espressioni un po' colorite dei nostri amici, vengono fuori un pochino dall'esasperazione, proprio perché non c'è stato mai questa interfaccia costruttivo tra il mondo pubblico e il mondo privato. Grazie, scusate. Vorrei, se possibile, intervenire, sono un cacciatore, Federcaccia regionale e provinciale Frosinone, un attimo come mondo agricolo, se è possibile, assessore. Siccome rappresento e mi ha pregato il presidente provinciale, e le porto i saluti dell'ingegner Perinelli, ex presidente regionale e presidente provinciale di Confagricoltura, porto i saluti a lei personalmente come amico, cioè amico di tanti amici suoi di Sezze, per amicizia personale vecchia. Perché dico come mondo agricolo? Io le porto un esempio, se è possibile, devo solo sedermi per tirare fuori una cartuccia. Dico alla gentile signora, mi perdoni, ma noi siamo cartucce di carta, noi siamo talmente passionali che qualche volta forse usiamo dei termini un po' coloriti, signora, ma siamo le persone più buone, se si può dire in italiano, quasi di tutte, al di sopra della norma. E esistiamo tutti quanti perché anche, ci troviamo qui intorno perché siamo anche mondo venatorio, perché paghiamo delle tasse. Non voglio ripetere quello che hanno detto i colleghi, ma sposo appieno, sottolineandolo, quello che ha detto il collega, se posso dire collega dell'associazione precedente. Le porto solo una istanza. Io sono un funzionario regionale in pensione, opero nel mondo venatorio da bambino, opero nel senso che ho questa passione che mi è venuta da mio nonno. Ho mio nipote a 10 anni, se vi faccio vedere delle foto, vi fa commozione a tutti, viene appresso a me a 1500 metri per il gusto di vedere l'ambiente, di rispettarlo e di vedere anche gli animali, perché piacciono. Noi siamo cacciatori nati. Perché dico questo? Quel mondo agricolo, io opero all'interno di Confagricoltura come responsabile di un'assicurazione, e sento il pianto e il lamento tutti i giorni di un mondo agricolo, ma di allevatori e pastori, che non riescono a portare a valle il prodotto del tanto sacrificio, dello spaccarsi la schiena notte e giorno. Queste sono delle foto che ha scattato il sottoscritto il 2 di settembre 2012. A 1500 metri a ridosso del Parco Nazionale, che grazie a Dio si chiama da pochi anni Lazio, Abruzzo e Molise, che noi mettevamo il territorio e l'Abruzzo prendeva i soldini. E chiediamo un pochino più di rispetto e di sollecito alla pubblica amministrazione, alla istituzione, nel pagamento di questi danni. Un vitello di circa 800 euro
mangiato il 2 di settembre 2012, lo stesso prezzo del valore dell'epoca è stato elargito, pagato all'allevatore alla fine del 2014. Noi abbiamo fatto un documento che manderemo col Presidente Perinelli all'Onorevole Assessore di alcune richieste di modifiche e di interventi da parte dell'istituzione regionale a sostegno proprio di questa categoria, perché come cacciatori siamo anche disposti a fare un passo indietro. Noi siamo prima ambientalisti, poi a favore degli agricoltori, dei contadini, degli allevatori, e poi siamo cacciatori perché abbiamo questa passione. Chiediamo un pochino di rispetto. Questo è un esempio pratico di ritardo della pubblica amministrazione, perdonatemi, per quanto riguarda il giusto risarcimento di un danno subito da un allevatore che, se non porta 30-40 vitelli a valle, non trova il giusto ristoro per pagare le tasse, per dar da mangiare ai figli, mandarli a scuola e forse comprargli anche un computer per evitare che facesse anche lui all'addiaccio questo mestiere che è difficile ed è tanto pesante. Chiedo scusa se sono andato oltre con qualche frase, perdonatemi, ma è la passione che abbiamo dentro. È un po' che, diciamo, siamo un po' stanchi di essere additati. Arriva, non so, i tempi di Badaloni, il parco dell'Appennino Ciociaro, poi arriva il monumento naturale agricolo, tanti mila ettari che vogliono torci, adesso il parco degli Ernici. C'è la legge 157 che ha una forbice, minimo 20, massimo 30. Come hanno detto i colleghi con dovizia, rispettiamo le norme, le regole, le leggi, e poi siamo ancora pure noi disposti a, come legge, diciamo, le osserviamo giustamente. Se poi qualcuno vuole mandarci per forza a portare moneta pregiata all'estero, mandateci a caccia all'estero, la beccaccia. La volete chiudere il primo di gennaio? Siamo i primi noi a dirlo, se c'è uno studio scientifico che dice che questa regina del bosco, che noi amiamo anche, poi la battiamo per il gusto di stare a tavola con gli amici, quando è in soprannumero però. Però dovete, la beccaccia, dovete sapere che la beccaccia viene sparata forse fino a marzo nelle altre regioni d'Europa, passa da noi, va in Scozia, non so, in Irlanda, in altre zone, e la sparano dopo. Il tordo passa da noi e viene sparato dopo. Io chiedo l'ultima cosa e mi taccio e perdonatemi. Ci avete tolto, tra virgolette, alcune giornate di caccia, qualcuno scioccamente abbaiando alla luna ha detto restituiteci quegli euro. No, se possibile fateci pagare 2 euro in meno quest'anno, che forse è possibile, ma restituirceli è impossibile. Scusatemi. Sono componente del comitato tecnico e quindi, essendo stato nominato all'assessore, cercherò di non infierire, diciamo, più di tanto sull'argomento. Le associazioni venatorie, d'altra parte, che mi hanno preceduto, hanno detto a sufficienza del tema. Quello che è strano, Assessore, è che questa discussione si fa nella sede del Consiglio regionale, che dovrebbe occuparsi di altro, diciamo, no? Rispetto al tema calendario, che ha, diciamo, sicuramente implicazione con la pianificazione, ma anche un ambito di autonomia, essendo classico atto di gestione, diciamo, di un quadro programmatorio che è decisamente carente. E, diciamo, questo vuole essere un po' il segno, diciamo, di una difficoltà che stiamo avvertendo nell'impostare il tema prelievo venatorio all'interno di una problematica che è inevitabilmente più ampia. Io mi riallaccio a quello che diceva l'amico di Frosinone. Oramai, girando nelle campagne, ci si accorge di due cose divergenti. La prima è che il cacciatore viene visto come un calpestatore, diciamo, di suolo altrui, e d'altra parte ci si chiede al mondo venatorio di limitare la sovrapproduzione di alcune specie di fauna che sta creando danni a non finire. Sulla Dina, non si capisce qual è la mia origine, diciamo, c'è in questo momento sia l'attività dei cinghiali che escono dalle aree protette, dove magari il legislatore regionale dovrebbe fare qualcosa per
far legare l'attività di gestione dei parchi con la gestione generale della fauna, va bene? E di questo non se ne vede traccia, malgrado ci siano pronunciamenti, malgrado una legge approvata da questo Consiglio dice che si deve fare così. Ecco, perché chi ha il parco del Circeo vede sciami, diciamo, di cinghiali che dormono dentro al parco perché quello è l'albergo, il ristorante sta subito fuori. Va bene, e non parlo degli incidenti sulle strade che questo via vai provoca. Ecco, questa è la Dina, diciamo, un piccolo esempio, per non parlare dei corvidi e per non parlare poi nella fase più avanti degli storni. Ora sento dire non chiediamo le deroghe, lo possiamo non chiedere, diciamo, per non sovraccaricare la discussione. Però io vorrei ricordare al legislatore regionale che gli strumenti di intervento la regione li deve utilizzare tutti, tutti. E quali sono gli strumenti? Beh, il calendario è uno, l'altro c'è il prelievo in deroga, c'è il contenimento ex articolo 35 che spetta alle province, che in questo momento sono in una fase. Ecco, sono in una fase, diciamo, di una difficoltà strutturale, non operativa, strutturale, un po' più di fondo, diciamo. E c'è la caccia di selezione, quindi sono vari aspetti e magari un impulso in più a far sì che la fauna sia equilibrata rispetto al territorio sarebbe auspicabile, come pure è auspicabile che il cacciatore e qui presenti non vengano visti come un avamposto in abito civile di truppe schierate per le campagne qua attorno in mimetica. Beh, insomma, siamo un'altra cosa, noi vogliamo essere considerati soggetti di gestione, soggetti attuatori dei programmi regionali, attuatori. Se in questo momento ci sono persone che alle 4 o alle 10 di sera vanno contenendo, diciamo, i cinghiali che il giorno dopo altrimenti saccheggiano con gomeraie, beh, quello è un elemento che attiene non alla caccia, alla passione, attiene a uno spirito che ci si sente dentro. E d'altra parte, chiedo venia per la citazione, è la Corte Costituzionale che ha detto che la caccia è fattore di equilibrio economico-sociale, non lo devo dire io, insomma. Ora, con questo spirito, ecco, vi chiedo di esaminare le problematiche che sono tante, piano faunistico regionale che è anziano. Con penetrazione, dicevo, attività venatoria con aree protette, attivazione del centro di ricerca o di monitoraggio della fauna, chiamatelo come volete. Con ciò non si vuol dire che non ci sono, però attenzione, perché dice finché non viene quello non abbiamo gli strumenti. Di dati scientifici la Regione Lazio ne ha abbastanza e ne ha tanti quanti ne sono stati sufficienti per superare l'esame giurisdizionale, quindi non dobbiamo dire non abbiamo dati, abbiamo dati a sufficienza, come ce le ha la Toscana, come ce le ha l'Umbria, magari un coordinamento come prima veniva chiesto non farebbe male. Ho letto recentemente una memoria di un legale che per conto dell'ATC di Grosseto, ne parlavamo prima con il presidente della Federcaccia della Dina, stavo dicendo presidente dell'ATC, ma non lo posso dire perché malgrado ci sia qualcuno che ha vinto le elezioni non si può procedere all'insediamento per motivi che non sto qui, diciamo, a dire, però insomma, ho visto che l'assessore ha risposto in consiglio a un'interrogazione. Vorremmo avere certezza, diciamo, che questo iter sta procedendo. Bene, l'avvocato ha detto che, a proposito di Galletti, non è che sto svolazzando, insomma, di Galletti e dell'ordine di ridurre il periodo di caccia ai tordi, ha detto che a un tiro di schioppo, perdonatemi il termine che non vuole suonare sconveniente, diciamo, significa dalla Sardegna alla Corsica, c'è un mese di differenza di calendario, con l'Italia, quindi Sardegna, penalizzati di un mese, e l'Italia vuol dire Sardegna, vuol dire Toscana e vuol dire tutto il Lazio meridionale, un mese di differenza. Allora io capisco che di fronte alla procedura EU pilot che l'Italia perde soldi e poi lo perdono le regioni, fa bene, diciamo, abbiamo un'economia che soffre proprio in questo momento, perdere soldi comunitari, dispiace. Ma è pur vero che non ci si può arrendere di fronte ad una così palese ingiustizia, diciamo, tecnica e giuridica, che penalizza fortemente l'Italia rispetto ad altri paesi dell'Europa mediterranea. Vabbè, allora chiedo
al Consiglio regionale, ovviamente all'assessore, di coordinarsi con le altre regioni o di farsi, come dire, capofila con le altre regioni per chiedere a Galletti di chiedere la modifica dei key concept per quanto riguardano l'Europa meridionale e ovviamente di ragionare un attimo con l'ISPRA perché si ha un bel dire che gli studi scientifici senza la validazione dell'ISPRA non valgono. Non c'è nessuna legge che dice esattamente. Loro dicono questo, vale solo lo studio. È interessante vedere l'ISPRA che valida se stessa. Non voglio arrivare a tanto. Sì. Sì, beh, questa è la tesi prevalente. Oltretutto, è vero, ma io non voglio qui entrare in merito alle pubblicazioni di Spina, di Volponi. Della Francia che ha capacità verso dall'ipotesi di KC italiano, no? È giusto porsi delle domande. Il KC italiano è del 2000, è del 2000. Alessandro Cannas della Libera Caccia. No, stava interloquendo, io non dirigo i lavori e quindi ho rispettosamente atteso. Sì. No, vabbè, stavamo parlando di una cosa simpatica. No, ma infatti concludo dicendo che questa iniziativa potrebbe aiutare, ecco diciamolo in termini buoni, aiutare il Ministro a presentarsi a Bruxelles con dati scientifici e dati giuridici. E lo dico anche attingendo dalla memoria del legale che vi dicevo prima, per impedire che Bruxelles commetta una ingiustizia sanzionabile per quanto mi riguarda, trattando altri paesi non in maniera uniforme all'Italia, sulla base di dati scientifici di cui alcuni raccolti in Italia. Perché uno degli osservatori della fauna che vengono usati alla Francia sta in Toscana. È vero? È vero. Ecco, allora io mi domando di fronte a queste palesi, diciamo, aberrazioni che riguardano anche la comunità europea, se lo Stato italiano, a cascata, il Ministero, le regioni, non ci potete chiamare a sostenervi, diciamo, in questa vicenda, quindi tocca a voi, ecco, noi vi sosteniamo se lo fate, tranquillamente, se riusciamo a dare forza all'articolo X della 157, non voglio entrare troppo nell'articolo 18 alla 157, e a cascata ai calendari regionali che in questo momento sottostanno, basta che ci si sposta una virgola da quello che dice l'ISPRA, all'esame del TAR. È una situazione che non ci convince, che ci costringe a chiedervi rispetto dei termini, insomma ci si capirà, il 15 giugno è un atto, la legge dice quello, ci si capirà, vorremmo che fosse rispettato per dare certezza un po' a tutti quanti, però come ho cercato di dire in sede tecnica, ho fatto una premessa, non vorrei che si dimenticasse, sappiamo che di carne a cuoce ce n'è molta di più e vorremmo che la Regione ci considerasse interlocutori affidabili, non portatori di interessi, diciamo, poco qualificabili. Vi ringrazio. Voleva intervenire? Io vorrei. Facciamo allora e poi do la parola a lei. Sì. Prego. Un saluto all'assessore e a tutti i presenti. Sono Emiliano Amore, faccio parte dell'Ufficio Tecnico Nazionale di Beragaccia. Insieme ad Alessandro Cannas, insieme a Michele Sorrenti e l'Ufficio Avifauna della Federcaccia. Facciamo parte dell'intergruppo europeo per quanto riguarda la FACE. Ci impegniamo più che altro nella ricerca dei dati e delle corrette applicazioni della normativa europea, quindi parliamo di direttiva e guida interpretativa. E riguardo a questo, tramite l'onorevole Briano, europarlamentare, e altri europarlamentari italiani, abbiamo aperto, proprio per seguire queste problematiche, un gruppo di lavoro anche a livello di Europarlamento con europarlamentari italiani, perché si è presa coscienza che ci sono alcune distorsioni per quanto riguarda la nostra normativa applicata poi a livello europeo. Ma non mi dilungo in questo, dato la nostra natura tecnica cercheremo un attimino subito di entrare su questioni che ci riguardano, cioè il calendario venatorio e gli aspetti tecnici legati a questo. Allora, noi abbiamo saputo tramite i nostri rappresentanti
che la Regione intende definire il calendario in base anche al precedente decreto Galletti dell'anno passato. Noi riteniamo questo tipo di decreto troppo sproporzionato e illegittimo rispetto a quello che ci chiedeva praticamente la Commissione europea, perché non è che è stata aperta una procedura di infrazione, ma è stata aperta una procedura pilot. La procedura pilot è una procedura con cui la Comunità europea richiede informazioni allo Stato riguardo la corretta applicazione della direttiva, in questo caso articolo 7,4. E che cosa è successo? È successo che a nostro avviso lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'Ambiente, non ha fornito tutte le indicazioni che andavano fornite alla Commissione per definire in pieno questo problema. Diciamo, noi come associazioni venatorie con questo gruppo di pressione abbiamo fatto pervenire, cioè bypassando in un certo senso il Ministero dell'Ambiente, le indicazioni corrette fornite dalle regioni per redigere i calendari venatori, e la questione è oggetto di rilievo adesso presso la Commissione. Ma tornando a noi, noi perché riteniamo adesso che a livello giuridico e tecnico il decreto Galletti non abbia alcun effetto? Uno, perché è un decreto che va su un aspetto giuridico legato a un atto amministrativo dello scorso anno, quindi una volta finiti gli effetti del decreto, il decreto diciamo che non è più attivo, termina i suoi effetti. In secondo luogo, qualcuno ci potrà obiettare, ma no, ma gli effetti del decreto Galletti comunque sia a livello di contenuti rimangono. Succede anche un'altra cosa rispetto a questo, cioè i contenuti del decreto Galletti, insieme a tutto quanto l'iter, sono stati oggetto e sono oggetto di uno specifico rilievo della Corte dei Conti, la quale Corte dei Conti ha fatto un rilievo nello specifico e non solo a livello amministrativo ma anche a livello tecnico sulla legittimità di tale decreto. Gli atti sono adesso tutti presso la Corte dei Conti, è stato fatto un rilievo formale al governo italiano, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo questo tipo di problematica, e diciamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta valutando se ritirare o no il decreto. Quindi, qualora diciamo questo decreto perda efficacia, noi uno non vediamo perché si debba continuare a utilizzare le motivazioni che tale decreto proponeva, dato che se lo stesso decreto non è più attivo, è stato fatto rilievo dalla Corte dei Conti anche a livello non solo amministrativo, come dovrebbe fare la Conte, ma anche a livello proprio tecnico dei contenuti, tale decreto non è più in atto. Quindi dal punto di vista nostro tecnico noi rileviamo questa incongruenza che vorremmo portare all'attenzione dell'assessore, perché giustamente l'assessore ci può dire sì, il decreto è ancora attivo, oppure è stato reiterato, oppure non è fatto nessun oggetto da parte della Corte dei Conti o di qualsiasi atto supremo di rilievo, e allora un attimino bisogna discutere. Ma qualora questo tipo di decreto non è più attivo, perché ha finito i suoi effetti, perché addirittura era illegittimo all'atto della pubblicazione, perché tale decreto doveva essere soggetto a registrazione obbligatoria preventiva della Corte dei Conti e tale decreto non è stato registrato dalla Corte dei Conti, quindi l'efficacia e la legittimità di tale atto era già a monte viziata da questo tipo di discorso. Ora, noi vorremmo un attimino capire se l'assessorato ha intenzione, a seguito di questo tipo di rilievi che sono stati fatti sia dalla Corte, che poi, tra parentesi, questo decreto è anche oggetto da parte delle associazioni venatorie di specifico ricorso da parte verso il TAR, vorremmo capire dall'assessorato se l'assessorato, a seguito di tutti questi rilievi, a seguito del fatto che l'atto è legittimo, è disposto a rivedere la sua decisione riguardo proprio nello specifico le specie oggetto di modifica di tale decreto, perché queste specie rivestono una particolare attenzione da parte dei cacciatori regionali, perché parliamoci chiaro, il tordobottaccio è la specie di interesse venatorio maggiore qui nel Lazio, e quindi noi ci troviamo a livello tecnico a fare questo tipo di quesito all'assessore. Vorremmo una risposta riguardo questo. Bene. Grazie.
Prego. Io invece, se l'assessore mi permette, ringraziando il presidente Ciarla della convocazione, sono Alessandro Pani, sindacato Menatori Italiani. Io vorrei infierire, tra virgolette, sulle mancanze e omissioni della Regione Lazio, anche un po' per smontare certi sorrisi, certe affermazioni di qualche consigliere notoriamente anticaccia che siede oggi in questo tavolo. No, assolutamente. Allora, la mancata approvazione entro il 15 giugno l'hanno ricordata tutti, la ricordo anch'io. La mancata approvazione del piano faunistico venatorio regionale, caro assessore e cari signori, c'ha una piccola conseguenza, che giace davanti al Consiglio di Stato un ricorso di alcune associazioni, il quale dice... Prego. Beh, ma sì, io so il motivo del ritardo, però la regione, che è l'ente che deve sovrintendere alle province, deve fare gli atti conseguenti perché le province si muovano, se no dovrebbe attivare dei poteri sostitutivi, mi scusi assessore. No? Quindi questo ritardo fa sì che noi ci ritroviamo con un piano del 1998, quindi se il TAR dà ragione a questi signori, a caccia non ci si va più, e poi voi trarrete le conseguenze politiche. L'osservatorio faunistico regionale, voi avete dovuto approvare una legge che richiama un'altra legge, esisteva già, quando è che l'attivate? La legge 116 l'avete approvata 4 mesi fa, l'osservatorio ancora... Capisco che i tempi della Regione Lazio sono infiniti, però voglio dire, datevi una mossa, come si dice a Roma, con molto rispetto. La quinta cosa su cui voglio appuntare l'attenzione è la più grave. La legge 1795, all'articolo 35, prevede che le province, con un atto magari di indirizzo della regione, possono e anzi devono intervenire sul controllo della fauna. Quindi voi avete approvato una legge che è inutile perché c'era già una legge dal 95. Quando mai la regione Lazio ha fatto un atto di indirizzo dicendo care province datevi una mossa perché noi paghiamo ogni anno circa 3 milioni e mezzo di euro di danni all'agricoltura. Le dirò di più, la provincia di Roma, quando era presidente Nicola Zingaretti, ha tenuto nel cassetto il piano ISPRA, a cui si rivolgono sempre le consigliere del Movimento 5 Stelle. Questo piano ISPRA prevede densità zero per le zone submetropolitane. Nicola Zingaretti lo ha tenuto quando era presidente del la giunta provinciale nel cassetto, e la provincia di Roma e la regione hanno pagato milioni di euro per questa inadempienza. Questo forse si chiama danno erariale. Allora io voglio ricordare che se la regione è inadempiente non può poi venire a prendersela con i cacciatori per qualche, diciamo, ideologia un po' diciamo ambientalista, animalistica, e levargli 10 giorni di caccia, perché noi siamo qui per ricordarvelo questa cosa, ma anche magari per trascinare in giudizio la regione su queste inadempienze, perché no? Grazie. Allora, ci sono altri interventi da parte dell'associazione venatorie? Ah, prego. Allora, 2 minuti, Severi, Arcicaccia, Roma. Allora, io ho la sensazione che poi alla fine questa non sia un'audizione consigliare, ma sia una, fallo un po' delle vanità di tutti, nessuno escluso, a chi è più esperto in materia, a chi conosce meglio le questioni tecniche, che dovrebbero essere appannaggio semmai dei dirigenti e di chi comunque deve trovare delle soluzioni tecniche. Io quindi l'appello che faccio all'assessore, che ringrazio, è di utilizzare questo appunto esattamente come un'audizione
peraltro consigliare, quindi in presenza di consiglieri che la pensano in tutti i modi possibili, giustamente. Ma soprattutto io quello che dico da lubbista, perché qui siamo tutti lubbisti, è quello di fare appello all'assessore, quindi alla giunta, di rispettare semplicemente ciò che alcuni di noi, me compreso, l'ha convinto a votare per Nicola Zingaretti, ovvero un programma elettorale in cui si parlava di caccia. Si parlava di caccia e si parlava di certezza del diritto. Punto e basta. Perché in quelle tre righe del programma elettorale di Nicola Zingaretti si parla sostanzialmente solo di certezza del diritto. Diciamo è basso profilo se vogliamo, però per noi è in certi frangenti anche più che sufficiente. Io a mezzo stampa, dalla Birindelli in poi, ho sempre chiesto esclusivamente una cosa, il rispetto e la certezza del diritto come in altri stati europei applicano molto meglio che in Italia. Noi si può parlare di interrogazione della Briano in corso, di tecnicalità, di rispetto, di infrazioni che non sono infrazioni perché nel circuito mass mediatico diventano infrazioni ma non lo sono, si può parlare di ideologia quanto ci pare, forse questa è anche la sede, è un'audizione consigliare, va benissimo, però sostanzialmente quello che almeno io per quanto mi riguarda chiedo all'assessore è di dire l'orientamento politico della giunta Zingaretti sulla caccia e nella fattispecie nel merito sulla caccia nel 2015. Questo deve essere molto chiaro. Dopodiché le soluzioni tecniche ce le dovete dare voi e noi le giudichiamo da cittadini, da lobbisti e financo da cacciatori. Grazie. Grazie. Prego. Buongiorno, Marco Pani, EPS Lazio, ente produttori Selvaggina e anche in parte Confagricoltura regionale. Assessore e Presidente, grazie per questa audizione, grazie anche ai consiglieri regionali qui presenti. È un momento consigliere un po' particolare perché certamente questo problema non doveva, credo, arrivare sul tavolo di una commissione consiliare, ma doveva essere risolto dall'assessorato. Vedo molti generali e assessore, ma pochi soldati, se mi posso permettere la battuta, nel senso che abbiamo norme che per anni, e sono stato anche in regione anch'io negli anni passati come tecnico di un assessorato, di mancanze strutturali sul tema gestione faunistica. Qui non è un tema caccia sì, caccia no, qui è un tema gestione faunistica, gestione agricola e gestione territoriale moderna, in cui è chiaro che ognuno deve fare la propria parte. Abbiamo, come sappiamo, dei forti ritardi in materia agricola, non solo venatoria, mi riferisco alla attuazione del nuovo PSR che ancora un po' va un attimo non ha mirato a ricostruire quelle che erano le mancanze del precedente. Mi riferisco in particolare a Natura 2000, Presidente. Noi abbiamo milioni di euro rimandati a Bruxelles perché era stato creato un danno agli agricoltori e un danno a chi gestisce il territorio invece di incentivare le forme di utilizzazione territoriale, fra cui anche l'attività venatoria agricola che richiamava le direttive comunitarie.
E noi abbiamo un'altra questione, Presidente, che è la questione dei danni, che mi permetto di dire in materia di gestione faunistica nel 2015 è una contraddizione in termini. La fauna selvatica è una risorsa, non è un danno. Ora, una qualsiasi giunta illuminata dovrebbe mettere in piedi un sistema, dico addirittura di task force, per far diventare quello che è un, viene visto come un problema in una risorsa. Noi abbiamo interi paesi che basano la propria gestione del territorio sulle risorse economiche che possono essere date e sono date dalla gestione faunistica. 50.000 cacciatori del Lazio pagano 9 milioni di euro di tasse allo Stato come concessioni governative e circa 3 milioni di tasse regionali. Sono 11 milioni di euro che vengono versati, 12 milioni di euro che vengono versati solo dal Lazio da chi opera l'attività venatoria. 8 milioni allo Stato, 4 milioni in tasse regionali o provinciali. E non si vede il ritorno di investimento da questi soldi. Ma continuano i danni quando invece ungulati possono avere un valore economico, possono rappresentare una parte di quella multidisciplinarietà agricola che lei conosce molto bene, dove la fauna selvatica ha un ruolo cruciale nella multidisciplinarietà agricola. Allora, il lavorare a compartimenti stagni, e seguivo anche l'intervento del dottor Amore, che è un intervento molto puntuale, noi abbiamo anche delle leggende create sull'Unione Europea e su quello che dice o non dice l'Unione Europea, e abbiamo direttive attuate solo in maniera parziale e non in maniera totale, secondo quello o quello che una o l'altra parte politica gli piace di attuare. Il caso di specie su questi benedetti, mi scusi il termine, tordi, era un caso pilot, che non è una procedura di infrazione, è un caso pilot che oltretutto si è chiuso e su cui il decreto del ministro, come ricordava il dottor Amore, ha avuto i suoi termini. L'altro punto essenziale è il punto che l'assessorato, assessore a tutte le capacità e tutte le capacità tecniche di finalmente fare quell'ufficio fauna che adesso è richiesto dopo le lungaggini degli ultimi 20 anni, prima un osservatorio, poi è andato all'Arsial, poi dall'Arsial è ritornato da un'altra parte e via dicendo, fare un ufficio fauna tecnicamente capace affinché i dati regionali siano dati inoppugnabili, e questo è il fatto, è la parte riguardante i dati tecnici, ma poi c'è un dato politico, cioè il legame fortissimo che deve esistere fra agricoltura e gestione della fauna è un altro dei mandati importanti del suo assessorato, e ci permettiamo di pungolarla affinché venga fuori qualcosa di fattivo. Certo. Perché si e poi io non ho altri interventi delle associazioni. Sì, buongiorno Presidente, io la ringrazio per avermi concesso la parola. Io intervengo ai fini del verbale. Danilo Magliocchetti, consigliere provinciale di Frosinone, con delega alle politiche agricole e alla caccia. E ringrazio chiaramente l'assessore che mi dà questa opportunità di poter manifestare il pensiero anche delle province e dei territori in questa importante assemblea. Oggi io, avendo veicolato l'informazione, porto con me numerose associazioni e approfitto per salutarle tutte quante. Vede, Assessore e signor Presidente, quello che mortifica
un po' le coscienze dei cacciatori è quello del mercanteggio delle date. Ed è una cosa francamente inaccettabile. Ci sono dei presupposti normativi di legge che vanno rispettati. E penso di interpretare il pensiero delle associazioni. Ne ho ascoltate 9 e tutte e 9 hanno tutte comunque un filo, un comune denominatore. Cioè a dire che quello che è accaduto l'anno scorso non deve ripetersi quest'anno. Poiché ho avuto modo di apprezzare l'assessore Sonia Ricci come persona competente, di grande onestà intellettuale, è sicuramente aperta a quello che arriva dai territori. Lei, assessore, è una splendida espressione di un territorio provinciale e come tale mi permetto in questa sede di esternare il grido di dolore che arrivano dai grandi da tutti i territori. E cioè a dire di tenere in debita considerazione quello che oggi 9 associazioni venatorie le hanno fatto presente. Sono convinto che non ci sono posizioni preconcette, né contro né a favore. Ho sentito anche diversi riferimenti alle associazioni ambientaliste che vanno tenute nella massima considerazione, ma al pari delle associazioni venatorie, perché qui non c'è nessuno che è depositario della verità, nessuno ha la custodia specifica dell'ambiente venatorio, della natura, dell'ambiente, ognuno per quanto di propria competenza e noi quello che chiediamo la stessa identica considerazione, pari dignità assessore, pari dignità per tutti. E mi sia consentita quest'ultima affermazione. Lei giustamente diceva prima, facendo riferimento al ruolo delle province, mi permetto di citare la mia struttura ha inviato alla sua il 13 maggio, chiedo scusa, quindi sa perfettamente come la provincia di Frosinone la pensa, gliel'abbiamo messo nero su bianco e sono assolutamente convinto che oggi lei saprà trarre spunto efficace e costruttivo da quello che sta emergendo da questa riunione. La ringrazio e chiedo scusa se ho preso la parola impropriamente. No. Adesso finiamo gli interventi delle associazioni venatorie, poi intervengono i consiglieri e poi conclude l'assessore. Quindi se vuole può intervenire adesso. Sui dati, le diversità della nostra regione, lei lo sa che la Toscana, Umbria, Marche, la Liguria, la Puglia, la Calabria, pur avendo subito il decreto impositivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri di quest'anno hanno riportato il calendario al 31 gennaio con l'applicazione della direttiva comunitaria del paragrafo 2710, come ricordava anche il dottor Pani prima. Quindi non possiamo pensare di dover arrivare a una mediazione su determinati tipi di discorsi, perché una legge nasce già a monte mediata, è un bilanciamento tra parti contrapposte. Noi non dobbiamo venire qua a parlare con gli ambientalisti a mediare cosa? La direttiva ci dà ragione. I TAR ci hanno dato ragione, le pubblicazioni scientifiche, specialmente quelle del Lazio, specifiche ce ne sono 3, una dell'ISPRA, una dei Vita Biondi e un'altra su una rivista internazionale dei Ring, più tutte le pubblicazioni parallele dell'ISPRA al KC italiano, anzi all'ipotesi. Sì, al tordo bottaccio, stiamo parlando proprio del tordo bottaccio, cioè quello che interessa la Regione Lazio che è il piatto forte di questa situazione. Oh. Perché dobbiamo mediare con gli ambientalisti quando abbiamo la scienza dalla parte nostra, la direttiva comunitaria che ci dà ragione? Per quale motivo non dobbiamo avere gli stessi diritti dei carciatori toscani? Quando è un'ipotesi del KC che va avanti dal 2001, quindi dal 2001 al 2015 dobbiamo pensare che il governo italiano ha disatteso delle direttive comunitarie, ha disatteso delle direttive comunitarie. Oltretutto adesso c'è stata una posizione del Ministero dell'Ambiente. Probabilmente io mi auguro che il suo assessorato abbia ottemperato a questo, c'è un'apertura da parte del Ministero dell'Ambiente verso le regioni per una richiesta di commento sull'eventuale modifica del KC italiano per portarlo in linea con il KC della Francia, della Grecia e di Malta. Ecco, qui, questa per noi è una nota importante. Però per noi sapere che lei è disposta a un passo avanti sulla modifica del KC, perché noi ci giriamo tanto intorno, perché l'applicazione del 2710 come si vuol dire è una pezza che noi utilizziamo per ottemperare alla direttiva comunitaria. Portare il KC come ce l'ha la Francia, il problema decade, rientra il 31 di gennaio e questi problemi anche per voi come assessorato cadono automaticamente.
La ringrazio, assessore. Consigliera De Niccolò? Prego, poi gli altri consiglieri che vogliono intervenire si segnano e poi diamo la parola all'assessore. Prego. Infatti, per questo volevo parlare. Rinuncio all'intervento, no, scherzavo. Grazie Presidente. Allora, io volevo puntualizzare alcune cose, poi sarà sicuramente un crescendo perché parto dalle cose più diciamo moderate, più semplici. Allora, apprezziamo che il collega Righini abbia richiesto questa audizione, credo che la motivazione di base sia il fatto che era scaduto il termine per la presentazione del calendario venatorio, giusto? Quindi questa cosa insomma, rientra nelle nostre prerogative. Allora, volevo dire che il punto numero uno è naturalmente il rispetto della legge. Questa è una cosa che compete tutti, nessuno escluso, quindi penso che su questo siamo tutti d'accordo. Quindi partiamo dai punti, da quello che ci unisce, esattamente, assessore. Allora, è vero che la Regione ha diciamo una particolare autonomia per quanto riguarda la caccia, ma questa autonomia termina, e questo lo dice la Corte Costituzionale a proposito di chi ha nominato la Corte Costituzionale, termina nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura di competenza statale. Quindi anche su quello dobbiamo essere tutti d'accordo. Per quanto riguarda il rispetto della legge, volevo aggiungere che non si interpreta e si gestisce la legge. La legge si rispetta, punto. Poi, per quanto riguarda questa convocazione, io chiedo ufficialmente che a questa convocazione seguano convocazioni dell'ISPRA, di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, di un rappresentante della Commissione Europea, delle associazioni animaliste, ambientaliste e degli agricoltori non cacciatori, poiché i temi che abbiamo affrontato competono tutte queste strutture, per cui al fine di avere una panoramica a 360 gradi dobbiamo sobbarcarci anche questo compito. Lo so, però cercheremo comunque di farlo nel limite delle nostre possibilità, cercheremo di farlo. Cioè non abbiamo bisogno di ambientalisti. No, io ho richiesto ufficialmente qui davanti a voi questa cosa. Io apprezzo. Ci sono degli agricoltori non cacciatori. Ma scusi, io sto parlando, mi fa terminare l'intervento, poi dopo se vuole può interloquire se glielo consente il Presidente. Ok. Io ho apprezzato particolarmente l'intervento del rappresentante Federcaccia, credo, Arcicaccia, mi perdoni. Che ha detto esattamente le cose come stanno. Noi siamo dei lobbisti che cercano di avere un'interlocuzione con dei partiti, con delle strutture anche di governo e cercano di portare acqua al loro mulino. È normale questo, lo fanno tutti i lobbisti? È normale. Però noi abbiamo un preciso compito. Abbiamo un preciso compito, è normale, addirittura in paesi più diciamo avvezzi a questa cosa, no, è addirittura normata questa cosa, siamo noi che ci sembra una cosa strana. Sì, assolutamente. Poi questo non c'entra niente con il fatto che io, ovviamente non è un mistero per nessuno, compreso l'assessore, compreso il mio presidente, sia contrario alla caccia, ho le mie motivazioni, possono essere personali, ma quello non rileva questa discussione assolutamente. Anche se naturalmente noi siamo stati a sentire le discussioni di persone che sono favorevoli alla caccia, quindi io da quel punto di vista non mi pronuncio. Allora, per quanto riguarda l'assessore, la nostra regione, io mi piacerebbe sapere, scusate, dall'assessore se i rilievi che erano stati presentati dall'ISPRA l'anno scorso a maggio, quindi in occasione credo della pubblicazione del calendario venatorio oppure di una prima bozza di calendario venatorio, l'ISPRA ha mosso alcuni rilievi, tra cui molto importante, ed è vero, è una procedura pilot, ma nei primi mesi di quest'anno è già stata scritta una lettera dalla Commissione Europea sul rispetto
rispetto / mancato rispetto di quella direttiva, e quindi dobbiamo stare molto attenti a non andare in una procedura di infrazione, perché a me sinceramente di pagare come cittadina una procedura di infrazione, l'ennesima, perché ce ne sono tante altre su svariati argomenti, rifiuti, sugli stipendi degli insegnanti, ci sono svariate infrazioni, non è solamente questo, però non vorrei rischiare di pagarne l'ennesima, anche perché, come qualcuno giustamente ha detto, siamo in ginocchio, stiamo pagando numerose. Allora, per quanto riguarda i danni della fauna selvatica, io non mi spingo troppo nel dettaglio, però dico che se ci sono stati mancati pagamenti dei danni della fauna selvatica e una mancata azione per quanto riguarda la prevenzione primaria, quella con le reti in profondità, i richiami sonori, quello che può essere, se ci sono stati degli inadempimenti da parte di questa amministrazione o di qualunque amministrazione, questo non è inficiato o minimamente influenzato dalla caccia. La caccia, quello è stato scelto come terzo metodo, che non ha nulla a che vedere con questi due. Per cui non possiamo sollevare qui un problema su un mancato pagamento dei danni alla caccia e dire sono i cacciatori che devono risolvere questo problema. No, c'è un mancato pagamento, bisogna prendersela con gli enti preposti a questo pagamento, eccetera. No, se ci sono. Io sto parlando sempre in linea generale. Poi, per quanto riguarda altre questioni da voi sollevati, qualcuno addirittura ha lamentato una mancanza di rapporti tra politica e le associazioni venatorie. Questa cosa mi fa specie, perché noi non riceviamo neppure dai costruttori delle lettere che ci indirizzano a concludere gli iter delle leggi che vi stanno a cuore, quindi non potete dire questa cosa, non c'è un mancato rapporto, c'è sempre stato anche a livello parlamentare, perché comunque esistono delle persone elette che sono cacciatori, hanno portato sempre le istanze dei cacciatori, i cacciatori sono sempre stati presenti con le loro sollecitazioni, quindi non potete dire questa cosa. E poi un'altra cosa che avete menzionato: la fauna deve essere riequilibrata. Andiamo a studiare da dove nasce questo squilibrio nella fauna. Non nascerà forse da qualche pezzo mancante nella catena alimentare, ovvero da importazioni di animali non autoctoni avvenute in anni passati, per carità, da persone scriteriate, per carità, però forse c'era anche quello, no? Ecco. Poi, per quanto riguarda il tordo e la beccaccia, e il tordo bottaccio in particolare, l'ISPRA in questo suo rilievo aveva detto chiaramente che la caccia, secondo le direttive della Commissione europea, il tordo bottaccio, il tordo sassello, doveva terminare prima di quello che era stato stabilito. Chiusura della caccia alla beccaccia doveva terminare prima di quello stabilito. E poi abbiamo delle ulteriori cose che sono sancite da questa normativa comunitaria del 2009 che va a modificare la 157, la legge del 92, che riguarda alcune altre specie, quali per esempio la lepre, la volpe, gli ungulati, insomma ci sono tante cose che l'ISPRA solleva per quanto riguarda l'inizio, il termine, le giornate concesse, la mobilità del cacciatore. Per esempio qualcuno di voi ha detto i dati su abbattimenti, ma ci deve essere la notazione dei capi abbattuti, non appena abbattuti, questo ci deve essere. E poi ci sono degli ulteriori aspetti, io proseguo Presidente perché tanto ci sono degli ulteriori aspetti che sono molto importanti. L'Italia ha aderito per esempio all'accordo internazionale denominato AEWA, African Eurasian Water Bird Agreement, e quindi anche in quello ci dobbiamo ancora allineare. Anche le munizioni che debbono essere atossiche all'interno delle zone umide, e poi quel problema da lei menzionato sulla rete Natura. Quindi insomma ci sono. A questo io aggiungo, se mi permetto, se mi consentite, visto che anch'io amo la natura esattamente come voi, anch'io osservo gli animali selvatici, li fotografo, non li caccio, li fotografo, anche quella è una bella soddisfazione quando ti vedi un branco di camoscia all'improvviso dietro l'angolo, non spararli ma fotografarli, è una bella soddisfazione, però vi devo dire che io vado, ma per esempio, nella riserva di Gattaceca che sta vicino a Mentana e mi trovo dei cumuli così di cartucce, allora è ovvio che è l'amministrazione che deve provvedere a questa cosa. Ci saranno
Sì, vabbè, adesso qua stiamo parlando di questo argomento. Se mi fate scusate, lo vedete che è difficile parlare in una commissione dove è stata invitata una sola parte, è monotematica, siete tutti uomini. E la caccia notoriamente è comunque una passione tipicamente maschile, per me è anche particolarmente difficile intervenire perché sono io contro tutti voi, no? È normale che sia così, per cui se ognuno, ecco, lo vedete? Se io abbasso la voce un attimo sono sovrastata, quindi di che cosa parliamo? Quindi io quello che chiedo è il rispetto delle normative. Noi abbiamo fatto un'interrogazione il mese scorso proprio sul rispetto delle direttive europee in materia di tutela dell'avifauna e principalmente nel periodo nuziale e per i migratori. Andatevi a leggere questa interrogazione, poi mi direte se non siete d'accordo. Noi intanto attendiamo una risposta su questo punto qui anche dall'assessore e penso che comunque qui non sia in ballo il diritto del cacciatore a cacciare. Non è, allora qui non è in ballo il diritto del cacciatore a cacciare. Mi fa finire? Allora, scusate, ma che cosa dimostrate facendo così? Il vostro spirito prevaricatorio, solo questo. Io non ho parlato fino ad adesso. È il mio? Sto parlando io, Scusi, non è in ballo la mancanza di rispetto alle concessioni verso le associazioni venatorie, ma in ballo c'è molto di più, che sono tutti i cittadini, perché noi dobbiamo rendere conto a tutti i cittadini che ci hanno eletto, tutti, dal primo all'ultimo, e c'è in ballo anche alcune questioni di sicurezza, che sono questioni che attengono anche a queste attività in aree particolarmente urbanizzate, quando non aree a vocazione turistica. Quindi, se permettete, non è una cosa da affrontare così in leggerezza, è una cosa da affrontare con tutte le dovute cautele dal punto di vista legislativo innanzitutto, e poi sentendo tutti gli attori della società, tutte le parti in causa. Consigliere De Niccolò, lei parla quando le dà la parola al Presidente. Allora, già parlato. Consigliera Venali. Io velocemente, scusate che poi devo andare in commissione bilancio dove si vota. Io insomma, ringrazio il Presidente e l'Assessore per questa audizione e confermo quanto diceva Silvana, che questa pratica della caccia è molto maschilista, maschile, anche perché poi mi sono trovata anche in comitato tecnico-faunistico venatorio, cui ero io unica ambientalista con tutti uomini cacciatori, ma questa era una battuta, non ve la prendete, era solo così. Io volevo solamente, poi l'assessore dirà, risponderà a tutte quante, però è così. Può parlare solo lei? Ah, ok, allora. Ah, meno male. L'assessore risponderà a tutto quanto. Io comunque volevo chiedere anch'io la convocazione di tutti gli altri soggetti che qui non sono rappresentati, associazioni ambientaliste, ministero, ISPRA, università, tutti quanti, anche perché appunto c'è un luogo deputato alla discussione che è il Comitato Tecnico-Faunistico Venatorio, dove sono rappresentati tutti i soggetti, e quindi è giusto che anche noi, come parte politica, ascoltiamo tutti gli altri soggetti. Altro punto che credo fondamentale è appunto il rispetto delle leggi, bisogna rispettare le leggi e bisogna rispettare quindi sia i provvedimenti nazionali, ma anche io credo le istituzioni preposte a questo, tipo l'ISPRA, perché qui io poi appunto ci conosciamo da anni, sento sempre le stesse lamentele. E cioè l'ISPRA non ha dati scientifici validi, sono validi quelli nostri. Io penso che invece l'ISPRA, che è l'istituto, è l'istituzione preposta a questo, debba essere ascoltata, appunto come facciamo sempre, e un ente come la Regione Lazio non possa che fare questa cosa qui. Ultima considerazione, battuta e poi chiudo, è che io dopo tanti anni di Comitato Faunistico Tecnico Venatorio sono stata testimone del fatto che il calendario non è mai stato approvato entro il 15 giugno, nemmeno entro il 30 giugno, ma il calendario veniva approvato entro il 30 agosto, veniva firmato e pubblicato. Allora,
prima veniva detto no, però perché noi sapevamo che le cose, anche se non approvate, allora io che ero, diciamo, parte, insomma, su questo non sarebbe stato molto corretto se fosse stato così, no? Io sapevo quello che veniva detto in comitato tecnico-faunistico, se voi sapevate altre cose, avevate altre assicurazioni, questo, diciamo così, non era molto come sapeva lei, eh? Quindi, diciamo, mi sembra strana quest'anno questa cosa, per cui è legittimo il fatto che debba essere approvato, però insomma non ho mai sentito, diciamo, in altri momenti, quindi mi faccio questa domanda così. Sì, consigliera Blasi. Guardi, solo perché è impossibile non intervenire in questa audizione con questo clima, insomma, anche purtroppo un po' di contrapposizione. Scusi, no, ma non intendevo dire di contrapposizione, se vogliamo, di idee, insomma, non solamente questo, non c'era nessuna altra, diciamo, non sottintendevo nient'altro. Allora, no, quello che volevo dire è che vorrei far che ci fosse chiarezza sull'obiettivo dell'audizione. Il tema è il ritardo, appunto, del calendario faunistico venatorio. Non si può parlare in questa sede di gestione faunistica o controllo di fauna selvatica, perché, come abbiamo già detto moltissime volte noi del Movimento 5 Stelle, anche in aula, al momento dell'approvazione di una legge, la legge numero 4 2015, interventi regionali per la conservazione, gestione e controllo della fauna selvatica, in realtà questo è un tema che non attiene alla direzione agricoltura, è un tema che attiene alla direzione ambiente, perché quando si parla di controllo della fauna selvatica si parla di conservazione della natura e di controllo di popolamenti il cui tema non riguarda affatto l'agricoltura e il mondo della caccia, riguarda un'altra direzione, e su questo non è che lo stabilisco io, lo stabilisce l'organizzazione della Regione Lazio e le leggi. Scusate Presidente, non riesco a finire. Se non avete la parola non potete parlare, scusate. Questa contraddizione è quella che è di base all'impostazione di una legge che è stata approvata appunto recentemente in Consiglio contro la nostra idea, insomma, perché abbiamo pure votato contro, in cui la confusione di base è questa, che non si può pensare che un assessorato, una direzione che ha competenza su agricoltura e caccia, si possa occupare anche di conservazione e controllo e gestione della fauna selvatica, così come è intitolata la legge, perché comunque c'è una contraddizione di base che non viene risolta. Quindi il mondo, diciamo, il tema che stiamo trattando oggi è il tema che riguarda, appunto, secondo le leggi, che non le stabilisco io, il Movimento 5 Stelle, ma sono già stabilite dalla normativa nazionale e regionale, che è il piano faunistico il calendario faunistico venatorio. Quindi è tutto un altro tema, non è il controllo della fauna selvatica, questo deve essere chiaro, e la gestione della fauna selvatica, che non attiene al mondo della caccia, ma tantomeno appunto all'assessorato agricoltura. Quindi attenzione. L'altro aspetto, quindi, che è già stato detto, non si tratta di una contrapposizione ideologica caccia sì e caccia no, perché ci sono le leggi che ci dicono che cosa si può fare, da nazionale, regionale, europeo, cioè non è questa la sede in cui si fa questa discussione assolutamente, e anche perché su questo tema di cui stiamo parlando oggi, quello che deve emergere prioritario per tutti è la conservazione della natura. Quando si parla anche di qualsiasi intervento o prelievo che viene effettuato in un ambiente, in un contesto selvatico, per forza si attiene alla conservazione della natura, perché andiamo a prelevare un organismo, una specie, un essere vivente di fauna selvatica, il cui patrimonio genetico è irripetibile, quindi andiamo comunque a effettuare un danno a quella che è la biodiversità. Il cui patrimonio è di tutti, quindi appartiene alla collettività. Quindi questo è un po' il tema che deve essere il conduttore su tutto quello di cui stiamo parlando. L'ultimo punto che mi trovo poi, mi ripeto, non possiamo in questa sede, cioè, mettere in discussione i dati che provengano da organi nazionali, come appunto istituti nazionali, qual è l'ISPRA, perché diciamo, a questo punto mettiamo in dubbio allora protocolli scientifici, mettiamo in dubbio pubblicazioni scientifiche, cioè non è questo il punto, perché l'ISPRA è l'ente, diciamo, di riferimento per tutto quello che attiene i dati che riguardano la protezione e la ricerca in campo ambientale. Non lo stabilisco io, non lo stabilisce il Movimento 5 Stelle, è stabilito da una normativa nazionale, quindi non è questa la sede in cui si possono mettere in dubbio certi aspetti, appunto, certi diciamo, dati, no? Insomma, e questo voglio chiedere. Poi al Presidente chiedo, si conclude l'audizione con l'intervento dell'assessore? Sì, assolutamente. No? Grazie.
Allora, no, prima di dare la parola a consigliere Righini, allora, scusi. No. No, io penso che questa invece questa audizione, sebbene con le associazioni venatorie direttamente coinvolte, ci stia aiutando a chiarire tanti aspetti legati a una vicenda che non attiene solamente la scadenza della data fissata per legge per la presentazione del calendario venatorio, ma attiene anche alle modalità con cui il calendario venatorio viene redatto, perché è emerso con grande chiarezza che ci sono tutte le informazioni tecnico-scientifiche per poter produrre un calendario faunistico venatorio al passo con i tempi, rispettoso della norma, dell'ambiente e delle specie. Io non sono un cacciatore, ma ho tantissimi amici cacciatori e sono le persone che rispettano l'ambiente in maniera migliore di tante altre categorie, di tanti finti ambientalisti che in realtà si comportano in maniera molto diversa, poi da predicano bene ma razzolano molto male. I cacciatori, Silvana, fattene una ragione, i cacciatori hanno cura dell'ambiente perché il loro poter continuare ad essere cacciatori presuppone la conservazione dell'ambiente, altrimenti non potrebbero più essere cacciatori. Fattene una ragione, io capisco, ma tu se non li frequenti non puoi capirlo. Ci sono tanti finti ambientalisti, guarda, qualcuno lo frequentiamo anche noi, no? Perché poi gli ambientalisti che approvano i piani casa in quelle condizioni francamente fanno ridere. Allora, e i pareri che noi acquisiamo su tante questioni che hanno a che fare con l'urbanistica e l'ambiente sono risibili rispetto ai temi che pongono poi quando vengono a parlare di attività venatoria. Comunque io voglio concludere ringraziando tutti quelli che sono intervenuti e anche le vostre opinioni, che però mi dispiace anche rendervi noto che molto spesso non sono supportate da fatti concreti e scientifici. Anche il riferimento a questa procedura pilot a cui si fa riferimento, vi segnalo che non ci sono né protocolli né firma di un documento su cui andrebbe anche verificata la paternità. Perché io francamente non ho mai visto un documento della Commissione Europea che non ha persone in indirizzo, non porta protocollo e non ha firma dell'estensore. Io penso che questa cosa non possa accadere in nessun posto del mondo e immagino che è molto difficile, è molto, ecco, questa è la copia per te, questa qui è la... Io sto parlando di una nota che non ha né protocollo né firma dell'estensore, in nessun posto del mondo, ecco, la puoi verificare personalmente, in nessun ordinamento del mondo può avere validità un documento sprovvisto di protocollo e firma del suo estensore, che si assume anche la responsabilità giuridica di quello che afferma. E allora, ovviamente, e comunque è oggetto di delle più opportune verifiche. Sull'ISPRA è un istituto superiore riconosciuto, da cui nessuno ha mai permesso di prescindere nelle valutazioni in ordine al calendario venatorio, ma ci sono a supporto anche tante altre relazioni tecnico-scientifiche e peraltro ripetiamo quello che è la disparità, il motivo dell'incontro di oggi. Non si capisce perché in regioni limitrofe la vicenda del calendario venatorio viene approvata per tempo con grande serenità e con senza alcuna obiezione, nella regione Lazio ogni anno è uno stillicidio, diventa un mercanteggiamento di date, di scadenze, di deroghe, di spostamenti di giorni, è un clima inaccettabile. Allora si vorrebbe semplicemente porre fine. Io spero che nella relazione conclusiva dell'assessore e le rassicurazioni possano far venire meno anche il presupposto di questa manifestazione fissata per il 14, che ovviamente manifestare è sempre impegnativo, no? Io penso che nessuno inizi un'attività con la finalità di manifestare il proprio dissenso, uno inizia a lavorare per cercare di produrre il miglior risultato possibile condividendolo con le istituzioni, con le altre associazioni, però come avete detto anche voi c'è una legge dello Stato che ne disciplina l'esercizio, quindi intanto fughiamo il dubbio che non è un referendum su caccia sì, caccia no, la caccia è fissata, stabilita nel nostro ordinamento, le modalità devono essere rispettose della norma e penso che questo sia l'obiettivo, farlo per tempo è un segnale di civiltà e di chiarezza. Grazie consigliere Sabatini. Sì, grazie presidente. Io chiedo scusa
il consigliere Righini, perché avrei voluto lasciargli l'intervento conclusivo da parte dei consiglieri, ma non sono riuscito a ragguagliarmi correttamente con il Presidente e sono costretto, mio malgrado, a intervenire per ultimo. Ma Giancarlo, in realtà intendo assolutamente intervenire a sostegno della tua opera di sollecito rispetto a un incontro che ritengo assolutamente importante, positivo, propositivo e tardivo. Tardivo perché probabilmente, anche se da qualche parte è emerso anche qualche dubbio rispetto alla sede, se fosse la miglior sede possibile, trattandosi non vi chiedo scusa, inizio a perdere la voce in occasione del sì che dovrò dire sabato prossimo, quindi inizio a avere qualche preoccupazione troppo. Grazie. Rispetto alla preoccupazione per la sede, invece ritengo sia assolutamente valida, sia perché il Consiglio non è, in questo caso a mio avviso, da tenere scollegato rispetto all'organo della Giunta, ma rappresentano il medesimo ente ed è bene che anche l'aspetto e la frangia, chiamiamola così, di rappresentanza di questo ente sia assolutamente coinvolta in quelle che sono le istanze del territorio, oltre che delle associazioni stesse nella fattispecie. Credo che lo sia anche perché da questa assise, anche dai singoli consiglieri, in questi anni sono emerse parecchie sollecitazioni nei confronti della Giunta ed ecco perché la ritengo tardiva, Assessore, perché probabilmente il Comitato è sì l'organo predisposto, ma evidentemente a causa sia della non frequenza, chiamiamola così, delle sue riunioni, ma anche forse a seguito di un rapporto ormai, non dico incancrenito, ma cristallizzato su posizioni diverse, certamente non semplifica quello che invece può essere il dialogo che, seppur con qualche tono minimamente alzato, ma io non credo vi sia stata alcuna lesa maestà questa mattina, forse per le condizioni anche troppo pacati sono stati i toni, ma credo che questa possa essere anzi una buona occasione, forse oltre a ripetere gli incontri Presidente Ciarla con le associazioni ambientaliste, con l'ISPRA, con la Commissione europea, verrà Juncker, credo, egli stesso a intervenire in questa assise. Io credo che fosse invece che sia altrettanto utile dare un seguito a questo tipo di incontri che abbiamo fatto stamattina, perché probabilmente quei toni che si sono accesi minimamente, lo ripeto, minimamente all'inizio della nostra chiacchierata, con un secondo incontro, un terzo incontro, non dico di farli settimane, ci mancherebbe altro, ma con una periodicità degli incontri supereremmo almeno 5 dei punti che sono stati evidenziati in questa nota, e quindi il mancato ascolto, il mancato coinvolgimento, quella ghettizzazione, no, mi permetto di dire, quella ghettizzazione, che dobbiamo dire le cose per come sono, che da più ambienti, un pochino anche radical chic se vogliamo, viene sempre più spesso messa in essere nei confronti dei cacciatori. Io credo che bene abbiano fatto le associazioni a porre questo tema tra i temi posti questa mattina, e lo dico avvalorando il tema della riunione, se vogliamo, tardiva, perché concordo, mi perdonerà l'esponente di Arcicaccia, forse questo è l'unico punto che condivido. È vero che non c'è stato mai il 15 giugno, il 14 a sera a mezzanotte, no, tutti pronti, questo lo dobbiamo dire per onestà intellettuale e per franchezza. È altrettanto vero però che, non dico mai come in questo caso perché l'età e l'esperienza non mi sono di supporto, ma in maniera importante in questa amministrazione si è vista una incertezza, diciamo così, che in tutti i momenti decisivi che riguardavano la caccia è scesa in campo. Una ambiguità di fondo, Assessore, Presidente, anche tecnici direttori della direzione agricoltura, che in ogni occasione dal 2013, da quando siamo entrati con la questione del ricorso non ricorso, il ricorso non ricorso a ottobre, Sonia, perdonami, a ottobre, il 2 d'ottobre, non sapevamo, loro se lo ricorderanno, se si doveva andare a caccia, che cosa si poteva. Non me ne tirate le cose. Ma io te le. No, perché allora, no, dico perché per correttezza.
però io concludo, sei subito, quindi mi rispondi con tutta la tranquillità e la serenità del mondo. E manca, sì, però io mi ricordo bene, mi ricordo come è nato, mi ricordo anche come è stato gestito, però perdonami, e non è gestito a mio avviso nel modo migliore. Noi il 2 ottobre non sapevamo se i cacciatori potevano andare a caccia, se potevano incorrere in delle sanzioni, tra l'altro ci poteva essere anche qualche questione di tipo penale che poteva incorrere. Da lì siamo partiti, da lì e siamo andati avanti. A febbraio credo che sul tavolo o tuo o del presidente Zingaretti si sia addormentata, e poi non ha fatto una bella fine, anche la proroga rispetto alla famosa prima decade di febbraio. Credo fosse in procinto di essere affrontata la questione, e poi Colombaccio, insomma, diciamo che è rimasto come stato. E questo non può portarci a dire che la procedura pilot, l'Europa, io aggiungo altro, come ho avuto già modo di dirti sia nelle sedi competenti sia con altri mezzi, proprio perché c'era questa situazione, proprio perché c'era questa difficoltà di fondo, probabilmente la regione doveva fare un passo in più nella direzione della prassi e nella direzione di un equilibrio che il calendario mantiene. Forse il calendario è proprio il maggior atto di equilibrismo e di equilibrio che questo ente fa in tutte le sue fattispecie. E questo è mancato. È mancata la chiarezza, anzi, oltre alla chiarezza c'è stata anche una seduzione iniziale, perché avevamo quasi tutti dato per scontato la proroga e poi abbiamo aspettato fino all'ultimo istante. Anche il Ministero si è messo in mezzo, ma la proroga non è arrivata. Allora eccola qual è l'ambiguità di fondo: una poca chiarezza, grande incertezza in tutte le occasioni importanti, un appiattimento su quello che ho chiamato politicamente, mi perdoneranno i presenti, un cartello rosso con alcune regioni limitrofe quando hanno assunto delle decisioni, un appiattimento che invece non c'è stato quando quelle altre regioni hanno assunto decisioni e determinazioni diverse. Allora ecco che emerge il legittimo dubbio, non lo chiamo sospetto, che ci sia per davvero un'impostazione prettamente ideologica in ciò che si porta avanti, che non è sbagliata, attenzione, ma almeno è importante che sia chiarita prima e che si sappia. C'è un'impostazione meramente ideologica, noi la rispettiamo, è anche legittimo che sia così, ma ce ne rendiamo conto e ne prendiamo atto in precedenza. È un'ipocrisia istituzionale, ecco, assessore, che non la riguarda, perché la conosciamo personalmente, ma che purtroppo facciamo difficoltà ad escludere a prioristicamente, perché poi, lo ripetiamo, in ogni momento è decisivo questa incertezza, i messaggi che dobbiamo mandare all'Amedeo Fadda della situazione, con il quale amo anche conversare, non possono avere senso in una regione dove vigerebbe uno Stato di diritto ovvio, scontato, normale, ma che però sulla caccia non viene rispettato. Grazie. Signora Blasi, vuole fare solo una domanda? Sì, no, solo una cosa brevissima, più che una domanda, forse un annuncio, nel senso che abbiamo parlato tutti. Ringrazio intanto il consigliere Righini che ha chiarito benissimo qual era l'oggetto dell'audizione e quindi ha fatto chiarezza su questo. E visto che tutti abbiamo a tema la conservazione della natura, volevo annunciare che il Movimento 5 Stelle chiederemo a questo punto che il calendario faunistico venatorio venga sottoposto a valutazione di incidenza, perché tutte queste specie, perché se teniamo in considerazione la direttiva. Le direttive europee, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in realtà hanno un impatto, c'è cioè un impatto rispetto ad alcune specie, ad alcune habitat, purtroppo alcune specie, ad alcune habitat nominati in queste direttive, quindi forse se questo è il tema, chiederemo. Adesso io volevo ringraziare innanzitutto il consigliere Righini per aver spiegato l'oggetto dell'audizione e anche per la sollecitazione che abbiamo ricevuto. Penso che noi siamo riusciti a fare una discussione civile in questa composizione, che è stata anche d'aiuto all'assessore che adesso risponderà. Non c'è ovviamente, questo lo dico alle colleghe del Movimento 5 Stelle, Righini ha ben spiegato perché noi abbiamo fatto oggi questa audizione e perché l'abbiamo fatta con questa composizione. Qualora dovesse arrivare una richiesta da parte vostra, ma significa voler ampliare lo spettro del dibattito nella convocazione, nell'audizione dell'ISPA, dell'Associazione Ambientaliste, non ci sarà nessun problema a convocarla, anche prima dell'estate, però... diciamo da questo punto di vista
la discussione che abbiamo avuto oggi credo consenta all'assessore, nel rispetto assoluto della legge, che diciamo è il punto su cui ovviamente non si è che potuto trovare diciamo un accordo generale per il consigliere Sabatini, che l'ha data un po' di battuta, Juncker forse, visto il voto di ieri, farebbe meno danni se venisse qua da noi in commissione, che, però anche senza Juncker penso che noi siamo in condizioni di poter fare un buon lavoro. Grazie Sonia. Grazie a voi. Ma io ringrazio il Presidente e soprattutto il consigliere Righini di questa discussione, tra l'altro molto serena visto i temi. E come dire, è vero, questo ce lo dobbiamo dire con molta serenità, chi è a favore della caccia e chi è contro, che c'è un atteggiamento nel Lazio rispetto ad altre regioni del centro, un atteggiamento su alcune questioni quasi ideologico. E lo dice una che conosce il mondo di cacciatori, conosce alcune istanze che portano gli ambientalisti, ma c'è stata, però questo consentitemi, negli ultimi anni, non negli ultimi 2 anni, poi dirò le mie responsabilità perché sono sempre abituato a dire gli impegni che assumerò, ma che nella regione Lazio negli ultimi anni, senza distinzione di colore politico alcuno, perché poi il problema non è il colore politico, forse sono le sensibilità, e i cacciatori sono di una parte e dell'altra, e gli ambientalisti sono di una parte e dell'altra. No, ci tengo a dirlo perché sgomberiamo anche il campo da alcuni echi che ogni tanto mi giungono, insomma. C'è stato un atteggiamento forse come di concessione a questa categoria per una passione che hanno, più che un atteggiamento di dire sediamoci intorno a un tavolo, è un loro diritto, soprattutto rispetto a una legge, e su questo non mi ricordo chi lo diceva, dice sono soggetti che hanno qualcosa in più, forse Claudio Terribi, non perché pagano solo, perché forse hanno anche qualche certificato medico in più, ma a parte questo, dico su una categoria che ha una passione, paga le tasse, però voglio dire, alla regione ci vengono poco, perché poi voglio dire dove vanno, all'ATC e su questo i danni alla fauna selvatica, perché se dobbiamo ragionare e dobbiamo essere onesti, siamolo su tutto, insomma. Poi l'assessore è evidente che è la parte finale e si prende tutte le responsabilità. Dico, negli anni c'è stato un atteggiamento, come dire, molte volte anche ideologico su questo tema. Quindi cosa scontiamo oggi? L'esasperazione di questa categoria che non ha risposte e che vive da anni questa sensazione di dire mi è concesso, invece è un diritto. Perché se parliamo di voler, come dire, la certezza del diritto, spesso noi politici ci riempiamo la bocca di queste parole, poi le dobbiamo praticare. La 157 esiste, è una legge dello Stato italiano e noi la dobbiamo rispettare come altri. Dopodiché all'interno di queste ci possono stare varie sfumature, e la legge sono d'accordo con te che si applica, non si interpreta, quindi figuriamoci, nulla questio su questo, ma c'è però una capacità di una classe dirigente, in questo caso di una giunta, che deve non far vivere questa sensazione a chi ha un diritto, e lo dico in generale, oggi più che mai rispetto alla categoria dei cacciatori. E io le ringrazio Righini, e poi mi pare di capire che Daniele ha anche firmato la richiesta, perché è vero, ha ragione Siddera, che non è la sede consona, se vogliamo, perché è un atto di gestione il calendario venatorio, ma questo calendario venatorio ha delle implicazioni, e per questo io lo ringrazio. Perché è evidente che non è solo la tempistica del 15 giugno, tra l'altro io vi dico che io ho chiesto il parere all'ISPA sulla proposta dei calendari a maggio, e c'ho gli atti, perché uno dei primi miei atti quando sono diventato assessore, io sono riuscito a far uscire solo il primo anno il calendario con rispetto della data. Allora, io oggi colgo questo da voi, colgo l'esasperazione di tanti voci inascoltate e di costruire un rapporto diverso con l'assessorato, in questo caso con l'assessore, su alcuni atti di gestione, come il calendario venatorio, ma altri. Allora, io
L'ho detto anche al comitato tecnico, purtroppo non ho potuto incontrare l'associazione, stavano messi in programma, perché negli ultimi 2 mesi il PSR, che finalmente si volge all'approvazione, ci ha impegnato a me e alla struttura in maniera determinante e anche molto molto pressante. Quindi, come dire, io non ho problemi a chiedere alle associazioni di avere un altro mese di pazienza, a calendarizzare con loro quanti incontri dobbiamo fare quel comitato tecnico faunisto. È vero, l'ho riunito poco, quindi non ho avuto problemi a dirlo a Chiedevenia quando sono andato al comitato tecnico. Mi contraddistingue la mia onestà intellettuale rispetto ai temi, e capisco anche oggi i cacciatori, visto che oggi ho udito loro, che tipo anche di stress, no? per un loro diritto vivono. Poi vi dirò anche alcune cose tecniche, ma penso che possiamo poi rimandarlo ad una cosa. Quello che vi volevo dire, e che penso ci fa fare anche un passo in avanti nella discussione rispetto alle cose anche molto interessanti, il rapporto con l'ISPRA e il rapporto con le altre regioni. Parto dalla prima cosa. Io ho chiesto all'assessore dell'Umbra, mia amica, di fare un tavolo, se volete, tecnico-politico delle 4 regioni, c'è stato un ritardo su questo, perché come voi sapete le 3 regioni sono andate al voto, alcune regioni ancora non, fino alla settimana scorsa, non avevano l'assessore competente. Li vedrò al prossimo tavolo degli assessori regionali e lì ci coordineremo per chi fa il coordinamento. Io non ho problemi che lo faccia l'Umbria o la Toscana, per esempio, non è che lo deve fare l'assessore del Lazio, ma purché ci sia, per alcune anche esigenze, se volete, tecniche rispetto alla migratoria, un rapporto tra noi, che poi capiremo come lo renderemo esplicito, che ci aiuta anche nelle nostre discussioni interne. L'altro grande elemento è che il famoso piano faunistico, sollevato nel mio primo comitato tecnico, anche da allora da Giancarlo, manca la Frosinone, insomma, ma avendo adesso avuto un rapporto con, eviteremo forse il commissariamento, se si impegna nel giro di pochissimo tempo avremmo tutte le province, perché quando sono arrivata solo 2 province avevano fatto il piano provinciale, Latina, se non ricordo male, Roma. Quindi correggetemi, questo che cosa voglio dire? Che se anche con un'attenzione al 100% dell'assessore, io non ho problemi a dirlo, ma no, qualcosa si è modificato, e si è modificato a tal punto che il famoso come tecnico scientifico, da difficile, come dire, avevo detto al primo comitato tecnico che era una cosa alla quale avremmo dato risposta, mi sono resa conto dopo un mese che era di difficile applicazione, per una serie di vincoli, di procedure. Oggi è più facile perché c'è una legge approvata. All'interno di quella legge c'è un comitato tecnico scientifico che verrà nominato dal Consiglio. Ho già fatto la sollecitazione la settimana scorsa al Presidente Leodori, perché penso ed immagino che ci sia un bando, e legato a quello la Regione la struttura ha una nuova area. Non lo dico in termini di dire altre persone, ma lo dico che sarà un'area che si occuperà di caccia, di conservazione delle specie, di eventuali abbattimenti, cioè un'area più specifica che ci permetterà a noi come regione di avere un quadro più chiaro. È prevista nella legge la nuova area, la 116, sì, la famosa 116. La legge 4, vabbè, scusate, no, la PL 116, perché mi ricordo i 3 giorni che io e Silvana e Silvia ci siamo, la legge, c'è un comitato scientifico. Cosa voglio dire? Che qualcosa si è mosso, io mi prendo l'impegno, decidiamo anche oggi, se volete lo dobbiamo riunire, la legge dice 4 volte, ma io penso che dobbiamo farlo forse qualche volta in più, e adesso più che mai, perché se dobbiamo andare, dare un impulso e avanti su alcune questioni, l'area, il rapporto con le 4 regioni che ho messo in campo, capire che tipo di rapporto anche su alcuni studi che ci stanno con l'ISPRA, perché comunque l'ISPRA è un istituto riconosciuto,
il pilot, una serie di cose, di studi che abbiamo, io non ho problemi a dire lo riuniamo anche 6 volte, se voi siete d'accordo, lo calendarizziamo come ho fatto col tavolo agroalimentare con gli agricoltori, cioè nel senso che diventa, al di là dell'impegno di legge, diventa un tavolo politico di riflessione per tutti. E questa è, Silvana prospetta alla giunta, insomma, no, a proposito di, perché quando parliamo di cacciatori e di animali so vum, no vabbè, a parte insomma anche, vengo al tema del calendario. Io vi ho detto il calendario noi ce l'avevamo prima, dopodiché potevo andare a modifica, abbiamo chiesto il parere all'ISPRA che è arrivato venerdì. Io non avrei mai fatto uscire un calendario senza il parere dell'ISPRA. Allora, questo lo dico perché, se volete, ho le date, non è una giustificazione, perché ho dato ragione alle associazioni, alla categoria, sul livello politico che mi era stato chiesto, come è giusto che sia, una mancanza di rapporto vera. E quindi anche quello che hanno, come spesso hanno vissuto questa cosa. Il calendario, c'è il tema da tutti sollevato, che è del famoso tordo al 20 gennaio. Io non ho nessun problema a rivedere la data, a portarla al 31 gennaio, fatto ovviamente le verifiche tecniche di questa cosa, non è che ho problemi. Io ho applicato una cosa, ma se ci sta la possibilità di fare delle verifiche tecniche, nel calendario è prevista la proroga al 10 febbraio, non è prevista la preapertura. Ma questo non significa che, qualora ci convinciamo, nel calendario ci andrà la preapertura. Io non l'ho fatta per un motivo, però ve l'ho proposto senza preapertura, ma qualora le associazioni, non perché non la voglia fare, se ci convinciamo possiamo fare un atto separato, Bene, mettiamo, non è un problema, non è un problema, ho detto, io vi stavo proponendo questo, non c'era la preapertura, c'è il posticipo al 10 febbraio, c'è questo tema della caccia al tordo al 20 gennaio, ma no, la beccaccia è fino al 20 perché non ci dà margine, così mi dicono gli aspetti. È un dato scientifico, però no. Allora non voglio andare, ho detto, io mi assumo l'impegno di dire che il calendario è pronto, oggi possiamo comunque la proposta di calendario consegnarla, che è quella del Comitato Tecnico Faunistico, che ci hanno anche le associazioni ambientalisti, WWF, ce l'hanno tutti la proposta di calendario. E tra l'altro, a proposito di pareri, Silvana, Silvia, il calendario venatorio ce l'ha il parere dell'ambiente ambientale, quindi non. No, ce l'ha, perché io richiedo tutti i pareri, insomma, perché insomma sono previsti da norma e per legge, però non voglio dimenticare alcune cose, perché ci tengo a, come dire, mandare un messaggio. Non è di apertura, perché non sono mai stata chiusa a questi temi, ma un messaggio di collaborazione vero alle associazioni venatorie. Le ambientaliste di loro solo fanno lo spazio, non ci preoccupiamo di questo, perché, come dire, non sono taciturne nel Lazio su questo, ma com'è giusto che sia. Ho capito, ma quella è anche questione di sensibilità, Silvana, però non è. Però io che voglio dire due, sottolineare su due cose, che il piano faunistico regionale, insieme a questo comitato scientifico che sta all'interno dell'area della legge 4, ci potrà aiutare tanto sul rapporto e sui temi che oggi sono stati posti. Quindi il ritardo del calendario, e come vi ripeto, non è una giustificazione, perché non è la data, è quello che ho letto tra le righe dell'intervento, e li assumo tutti, è la mancanza di rapporto. La data non era imputabile alla struttura come fatto di gestionale puro, perché il parere è arrivato in ritardo, ma
quindi non è, forse un altro anno lo dovremmo chiedere aprile, non lo so, può darsi per farlo arrivare in tempo. In quel calendario rispetto alle richieste mancava solo l'apertura, ma io non ho nessun problema a fare il cappello, a mettere l'apertura e mandarlo in firma, come sapete questo è firma, oltre all'assessore firma il presidente della regione. Ci tengo a sottolineare una cosa però. Scusate. Che è vero che abbiamo avuto pochi rapporti, ma qualche atto che dimostra il non atteggiamento ideologico da parte dell'assessore c'è stato in questi due anni. E torno al famoso ricorso fatto appena insediato nel 2013. Non è stato un atto usuale che la Regione Lazio si costituisca contro un'associazione ambientalista, però questo consentitemelo. Ed non è un caso che non solo si è costituita la Regione, l'assessorato è andata a discutere le motivazioni e il nostro avvocato, non entro nel perché poi la sentenza me la sono letta, ha giocato anche sulle date 11 dicembre 30 ottobre e questo ci ha permesso l'anno scorso di avere un calendario non possibile farci, cioè non impugnabili. E l'anno scorso la Toscana ha copiato il nostro di calendario, non è il contrario, questo lo dico perché poi i rapporti con gli altri assessori. Poi c'è stato il decreto Zingaretti, aspetti. Prima del decreto Galletti. Ecco, poi voglio dire, questo lo dico, leggete, gradirei che anche voi leggete tra le righe e tra le parole del mio intervento, ho detto ci sono varie sensibilità, nel rispetto di tutti dobbiamo, ovviamente ognuno rivendica i propri diritti, ho citato questo della Costituzione al ricorso come fatto inusuale per dire che non c'è un approccio ideologico a questi temi da parte dell'assessore e della struttura, c'è stata una grande carenza di rapporti e di questo ne faccio, come dire, ne prendo atto. Capiamo da adesso in poi, se volete mandatemi una proposta, non vedevo il Presidente, cercavo di guardarlo invece in piedi, Pompetti. Allora, facciamo in modo, se volete fatemi arrivare una proposta di calendarizzazione anche per i tempi che decidiamo, io lo metto in calendario come faccio con le altre questioni e ci vediamo come Comitato Tecnico Faunistico. Sapendo di avere due grandi appuntamenti, che è il piano faunistico regionale e i contenuti dell'area che abbiamo appena costituito. Il direttore Ottaviani l'ha costituita, ovviamente adesso ci stanno le procedure di rito perché no, il dirigente va a bando, dobbiamo pubblicare il bando, chi ha i requisiti parteciperà a quel posto mancante da dirigente, il Consiglio regionale dovrà nominare i 5 esperti che la legge prevede. Questo penso che in due anni è poco, ma è un pezzo importante del ragionamento che ci siamo fatti. Forse è mancato più il rapporto che gli atti conseguenti rispetto a un tema, però dicevo Daniele prima, mi sono un po' accalorata quando tu hai detto, io come sapete non sono una che parla mai di passato, né di chi mi ha preceduto e né di cose che non ho condiviso, perché il passato è passato, le persone, i nostri cittadini, chi ha, hanno bisogno di futuro e di come noi rispondiamo a questo. Per quanto mi riguarda, io in commissione ci posso venire tutte le volte che volete, con la puntualizzazione che le responsabilità di chi gestisce stanno in capo a chi gestisce, quindi è giusto che uno si prenda le proprie responsabilità. Avervi però insieme su alcuni temi che ancora in questa regione scaldano mi è di supporto e di aiuto e per questo vi ringrazio. Grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti. Se posso, noi, no, per capire, scusate ai colleghi dell'associazione venatoria, siccome grazie innanzitutto a tutta la commissione, a tutti i consiglieri, allora ho percepito dall'intervento dell'assessore, almeno io, correggetemi se ho percepito male, che c'è una, che c'è una disponibilità sulla. Quindi, allora, su questo aspetto, però... Vi incontrate e ragionate. Ok, va bene, grazie.